E adesso andiamo a spacchettare le carte di Pokémon. Per ora il negozio, volevo sapere. Di Forgecraft si chiama, cioè punto esclamativo carte, c'è il comando. Mi fate punto esclamativo carte? L'ho già creato. Io non ho guardato un sazzo, in realtà. Non sono le carte mostre, quello l'ho fatto io. È appena nato come negozio, mi raccomando. Le cuffiette sono le HyperX. Aspetta. HyperX Earbuds. Allora, non so se ci sono la webcam. Aspettate. Volevo vedere un attimo il sito, io non l'ho mica guardato per niente. Proprio appena nato. Sono proprio carte di Lorcana, One Piece, sì, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, Dragon Ball. Allora. Sarà questa la webcam? Non ci sono le HyperX Earbuds su Amazon attualmente, anche perché c'è la forse c'è quello successivo. Allora. Comunque capiterà magari di collaborarci ancora. C'è, io volevo anche quelle di One Piece. C'è poca roba di Magic, li devo ancora arrivare. Perché sì, gliel'hai detto di One Piece? Sì, gli ho già detto di One Piece, gli ho già detto che One Piece magari se capita volentieri mi ciuccio le ho già detto anche di Magic, gli ho già detto. Tra l'altro probabilmente qualcuno di voi lo conosce anche perché uno dei gestori di questo sito è Yanna, che è uno è uno streamer molto conosciuto in quelli di World of Warcraft. Sì. Dovrebbe essere anche in chat. Allora, aspettate, fatemi un attimo tricheballare tutto il fatto apposta. Tra l'altro non so perché. Ah no, vedi, oggi invece me lo metto in full screen. Non so perché l'altra volta non me l'ha messo. Amici, vi chiedo un favore che non c'entra niente. Non voglio avviare nessun dibattito sportivo, ma ve lo chiedo proprio come favore. Se annunciano dove va Gallinari, me lo scrivete da qualche parte, per favore, che sono interessato. Chissà, magari anche una contender. Va chiuso il discorso. Madonna, che palle le mini tin che sono impossibili da aprire. Aspettate che rimpiccioli su giusto un pelo. Poi ci sarà sicuramente il modo per aprirle più facile. Vabbè, non sei mai stato capace di aprire dei pacchetti anche quando c'erano le robe del Giappone. L'hanno tagliato i Detroit. No, sono le mini comunque non parliamo. Vediamo, togliti la merda dalla webcam anche qui, che sei tutto a due frame. Come lo tolgo io perché ho chiuso OBS? Riaprilo. Poi anche senza vedere la webcam puoi vederlo, puoi andare in... Che carina la mini tin col cielo stellato così. Mi piace un sacco. Sì, sono carine. Meglio che non la veda Franci. Che faceva incaccare. Sì. È rimasta delusissima. Franci è fissata con le mini tin proprio da averle, da collezionarle, però era proprio brutte. È proprio bello, da collezionare sì. Quelle di 151 era veramente boh. Quelle di ossidiana infuocata erano molto carine invece. Che sono proprio carine, cioè con questo cielo stellato. Cos'è? No, tipo sembra la seconda web. Dove cazzo sta? Chissà se avrà culo anche qua. Non è che abbia avuto poi. Allora, tutto qui, sto culo. Allora, da quello che ho visto, droppa un bel po' questo set. Cioè, si trova un po' di roba. Carino anche le TB comunque. Sì, carino anche il mouse. Il pad. Ma quando è che lo compri nuovo? Quella merda, è tutto rotto. È un po' vecchiotto. Io c'ho ancora non quello di Doom tolto. E io odio Doom, ricordiamo. Perché non trovo la... Mettila... Cambia quella che c'hai prima, già. Sì, giustamente. Cambiala un attimo, metti, poi via. Il Padme. Sì, le tin sono carine. Ma tanta roba, questo qui sono circa 200 signi. Dai. Per quello droppa tanto perché c'è tantissime le robe da trovare. Quindi cosa sono? Questi sono 9 pacchetti? Dovrebbero essere 9 o 10 più le solite 2 per ogni minitin. Gli ho mandato questo più 3 minitin. Hanno la plastica più rumorosa della storia. Le cazzo di minitin. Allora, c'è questa. No, Liezer, girati non dal microfono mentre lo fai. Vedo un'altra parte. Gira dall'altra parte. È veramente incredibile. Ma dietro era ancora il Samsung? Sai che non mi ricordo, no? No, c'è come il tuo. No, c'è il mio, vero? Sì, l'avete comprato insieme. Ecco qua. Ok. Allora. Carino Flamingo. Apri le minitino. Sì, fai conto che... cosa usi come cento? Va bene. Sì, stai un po'... Cosa? No, stavo guardando le prime quadrature, ma va bene, c'è. Ah, qua c'è il...
C'è la descrizione del Pokémon dietro, come le altre mini tin. Vabbè, sti Dix. Il Fenico, sì, il Flamingo è un Fenico. La luce di merda. Sì, l'ho tolta, adesso è tolta. Aspetta, magari quella del cellulare che c'è qua sopra per illuminare, magari fa più. No, cioè magari c'hai troppa luce, tutto... Non lo so, c'hai una luce strana. Posso attivare questa, se funziona. Però questa mi sa che è peggio. Non lo so. Cazzo. In realtà non è male, perché ti ha tolto... In realtà ti ha tolto nell'angolo la... La bruciatura di merda. Comunque mi raccomando, è punto esclamativo carte, quel comando lì rimarrà sempre attivo. E avete lo 5% di sconto sul primo acquisto. Mi raccomando. Da quel, che brutto quel Pokémon. Io lo odio quel Pokémon. Chi è? Quella bocca lì, come si chiama? Quello tutto bianco. Ah, perché shiny. Il boccone. È coso shiny. Dondoso, È dondoso shiny. Allora, sono blu. Siamo... No, allora non è quello che intendo io, quello che mi fa schifo. Sì, è dondoso però è blu. No, sì, ma a me Dondoso piace. Non mi sono spiegato nulla odio. Di sto set, quindi non so. Cioè, piace Dondoso? Ci sta. Pokémon. Non è neanche... Vabbè, Gulpine della terza. No, era uno nuovo. Vabbè, non importa. Classica energia, non so perché continuano a mettere l'energia. Nel 151 almeno le ha messe ogni tanto. Ma no, ma perché tanto ci sono degli ETB? C'è il pacchettone intero di energie. Sì, non ha senso, non ha senso. Cioè, io ne ho 2000. Varum di merda. Bello. Secondo me già qui nella prima la droppi, Lizzare, io te lo dico. Dici? Magmar, Caruccio. Aspetta. Marco, secondo te entro quanti pacchetti? 3. 3? Sì. Entro 3, poi non so quando. No, entro 3, devi dire il pacchetto, Marco. Allora, il terzo, Il terzo, ok. Tu il secondo, dici, Lizzar. Sì. Per me è già in questo. Vai. Belli questi oggetti. Chinario tecnico pugno disperato. L'MT. Grapplo. Chi è? È Caruccio, però. Ah, così il, con la... il cazzo. Il polipino di lotta. Mi sembrava una bocca che parla. Quindi... Vabbè. Io sto guardando al contrario, quindi. Aspetta. Vedo qua. Forse c'è qualcosina. No, beh, non ha senso. No, vabbè, niente. Vedi un po'. Gimmigul. Carina quella di Gimmigul. Peccato, mi faccia cagare lui. Anfi. No, non c'è nulla. Niente. Unlucky. Ho perso, ragazzi. Vediamo se c'ha ragione Liezar o io. O nessuno dei due. Vediamo se trovi un ragazzo. Un ragazzo incontra una ragazza. È così facile triggerare Marco. Sì. More, un pugno. No, mi lasciare. Globopus. A me piacciono loro. A me i polipetti mi piacciono proprio, quelli di loro. Questo è carino anche il disegno. Bello. Io l'odio, il mio preferito, ma poi c'ha il disegno è bellissimo con lui, con quell'inquadratura lì. È veramente bello. Io l'odio. A me piace l'evoluzione, ho imparato ad apprezzare l'evoluzione. Questo la prima fa cagare, Frigobar. Deden, vabbè, solito. Camerupt a me piace un botto. Guarda che gangster. Quello che gli cadono i pantaloni. Però è bellissimo anche questo. Guarda quanto è Japanese gang. Che questa carina. Non sono male come disegno comunque. Il cagnolino. Il Dashound. Ah, ho ragione io. Azzo, non si vede cos'è niente. Cos'è questo? Fa vedere? Ah, gira. Completamente nera. Ah, palla fine del delfino. Ma sì, ma non si vede niente. Non si vede. Beh, perché è proprio nera. Ho capito. Una puntata di Percy Jackson. Vabbè, dai, io. E poi il cagnolone bello. Palafitta. Era shiny? Ah, perché era shiny, quindi era nero. È shiny? Dark Knight. Non si capisce. Beh, ma me la fai rivedere bene? Provi a puntarla con la luce. Prendi un attimo la luce del telefono e illuminala da vicino. C'ha le tratti quelli orizzontali. Cioè però se è dark ci sta che sia scura. No, certo. Perché effettivamente non si vede molto bene. Stai fermo un attimo che te la provo a super zoomare.
È una delle tre colate shiny. C'è il pugno jet. Vabbè, ma sembra cattivissimo lui, sembra veramente Superman con la... Fuoco, più in alto o più in basso? Con la red... Dove stai andando con la telecamera? No, no, vabbè, sono la story dezoomandola. Posto. Procedi pure ad altro. Sì, è figo perché appunto c'ha la... Essendo shiny, c'ha la tuta nera, quindi è... Vediamo se ha ragione. Tutta gold. Villains. Sì, hanno fatto un po' Batman, visto che c'era allora, normalmente Superman. Scraggy, Milton, mezzo alla ganja, Ultima, Grimmsnarl. No. Bello, Charmeleon. Ah, Charmeleon, che carino. Sempre, lo fanno sempre così, buttato in mezzo all'erba fermo. Sempre cioè, Charmeleon c'è perché ci deve sempre essere un Charizard, ma in ogni set, prescindere certo. Un Charizard, ci deve sempre essere. Perché sennò... Io i miei li ho venduti quasi tutti. Cameroons. Cioè quasi perché l'ultimo non l'ho messo in vendita. Ancora, però stavolta reverzata. Boh! Non posso, Irene. No, non aveva ragione. Marco. Bello! Executor. Carina però come olografia, cioè per essere una rara... Per essere una rara normale non è malaccio. Anche qua un salto. Che le divido. No, 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 mi lasciare, amore mio, ti amo. È sempre quella di decollo. Sempre quella di decollo. Non mi esce. Sì, no. Sto comunque pensando a Stash che canta io. Questo è il quarto. Aspetta. Per me qui in questo si trova qualcosa. Se vabbè, gli Zar. Io dico me... quello dopo. No, io dico dopo 3. Grazie Adam. Grazie Adam. Cioè dopo 3 quindi il quarto intendo quello. Non me la ricordo quella di Ricky Power, mi fa cagare. Lapras. L'unico in Italia, a quanto pare. A me non piacciono così sospesi. Quella di Ricchi e Poveri a me non piace. Oh. Maractus. Non è. La Ultra Ball. Incredibile. Eh? E il Rotom Tok. Quello è Rotom Calore. È il microonde. Il forno. La forma. No, ah, la forma. Sì, è la forma calore. Che fa. Cioè, è sempre un elettrodomestico in base al tipo. Azzoi. A me piace quello base elettrico, diciamo che formato. Però l'immagine qua di Pikachu, quello che dice. Sta ascoltando The Colors, mi sa. Non sta ascoltando The Colors. Quanti pacchetti hai? Ancora solo uno? Sì, poi c'è tutto l'ETP. Ok. Lantern, no, il Chimchao. Questo lo odio. Questa è quella di... Ma scusa, non è quella di 151? Di... Ricorda molto. Vabbè. No, è quella. È quella. Quello che cita il primo Charizard. No, è Puff perché è il set nuovo, ma è di 151 l'immagine. È la stessa. Allora, non lo so. Hanno riciclato, eh? The Den... Ah, tutte le carte di questo set sono ristampe. Ah, ok. Ah, ecco. Non lo sapevo. Ancora Kirlaia. Bella. Gengar. Bello Gengar. Però quando sono sospesi bello. Così boh. Ma Gengar ci sta. Sì, Gengar già ci sta. Che è sospeso. Anche prima Coso Cottoni ci stava. No, lo Stazones. Io ce l'avevo gold. Emote dello Stazones, ragazzi. Sì, lei l'avevo trovato in live gold. Lo c'era tutta gold, sì, in live. No. Vabbè, anche questa è di 151, se me la ricordo benissimo. Questo è orribile. Ce l'ho, tra l'altro, tutto lungo Raichu. Così, il cane da caccia. Non è lo Spatumeros, ragazzi. È molto dello Stazzone. Che palle! Dai, eccolo Pikachu. Questa è quella del McDonald's. Sì.
mi ricordo anche. Cioè, 20 di pallone. Inocularis. Mamma mia. Io preferisco l'evoluzione. Vabbè, Hunter. Okay. Hunter. Questa mi piace di più. Kilowattron. A me il Pokémon è bellissimo. Che schifo di nome, ragazzi, però Kilowattron. Cioè, non sono ma perché l'ha messo... Non sono neanche impegnati un po' con la fantasia. Vabbè, Flamingo, che lì neanche col no, pensiero, bro. Però se lo faceva di tipo fuoco, bello, Flamingo, sarebbe stato figo anche il nome in quel caso. Sì, però poi era Moltres, quindi. Sì. Pineco. A me piace Pineco. Con il Bombastic 6. Ma un mostro di Dungeon Quest. Che è bruttissimo. Ce l'ho io questo. Sì, sembra anche una a me non piace. Palla, sembra. Ce l'ho anch'io, così non mi piace. È il capo incazzato quello lì. Che non mi raccomando, non punto esclamativo carte, eh. Che dobbiamo supportare il nuovo negozio. Mi raccomando, che l'ha aperto adesso. Fatevi sentire se dovete. Aperto, che poi se sponsorizziamo bene, riusciamo a fare anche grosse vendite. Poi ci mandano anche Magic. Sì, mi raccomando. One Piece. Se dovete comprare questi ETB, eccetera, prendetelo da lì. Che ci siete supporta a noi, ma soprattutto a loro. Mi raccomando, avete il 5% di sconto sul primo acquisto. Sì. Allora, qui c'è il manualino solito. Però non mi spoilerò. Sì. Spoilerato tutto gli Ezra, quindi smetti. No, ma c'è il Charizard. Vabbè, ma c'è sempre il solito Charizard. Questo quante volte lo ce l'ho. Quello lì non l'ho venduto proprio perché non mi va. Ho tenuto così, per ricordo. Classico manuale. Poi. Le ma palle, quanti sono? Le palle. Sono mie. 9. 9 pacchetti, vabbè, come ossidiano infuocato. Soliti dadi, che immagino 7000, soliti segnalini. Sì. Questi li potrebbero cambiare un pochino, sì, però vabbè. E dare le slip come sono. Codice dell'ETB, che okay, magari questo qualcosa va, per chi lo volesse vale. Non gioca senso, nessuno, qualcosa. Non ci gioca. Questi ci sono i... Separe, dico mi micchio. A me non dispiacciono. I separe? Questi qua come volete micchio. Un po' di energie, solito te li incorniceresti le... No, non incornicerei nulla, quindi. No, a me piacciono le sleeve. Carine, così. Le sleeve. Il problema delle sleeve... Che sono sempre piegate. Sono pacche, no, sono pacche. E a me piacciono. Sono pacche che a me non piacciono, me non e piacciono poi sono anche... Ah, io non ho ancora trovato un ETB con il pacchetto dritto, sono sempre piegati. Sì, sono sempre quello, inarcati, infatti. Io non capisco. Cioè, non ce n'è ancora uno, perché c'è il peso dietro della texture, che mi sa... Piega tutte quante verso un lato e mi danno un fastidio. No, no pacche mi danno proprio fastidio. E mi togli tutta l'olografia in Pokémon. Che carino. Che carino. Questo è molto bello. Molto bello. Preferisco... forse però mi piace più il Charmanderino che c'era in... No, non è Ori. Sotto, c'è Ori. Ah, ok, ok. Boh, quindi sono 9 pacchetti. Dove troviamo la prima? Carta bella. Io ho detto, allora facciamo che ributto il terzo. Io 6. Alla sesta? Al sesto pacchetto? Al sesto pacchetto, sì. Io dico il terzo. Io il secondo. Raga. Quante ce ne sono? Chi è? Pacchetti solo. No, quante ce ne sono dentro di quante possibilità ci sono di... E che ne so, mica c'è mai scritto la possibilità di trovare. Dovrebbe esserci. Che bello che io ho effettivamente dei ricordi in gita col Walkman. Sono dei ricordi che custodisco gelosamente. Con la mia cassettina. Frega. Adesso perché ho detto Walkman? Ah. Tu non hai sentito? Perché hai detto Walkman? Perché avevo fatto il rumore quando tenevi premuto okay, e andavi avanti o indietro. È vero. Mallor. Avevo le mie cuffiettine col Walkman. Nemi. No, la caramella rara fortissima. Questa metti la slivana, eh. Questa ormai è la settima volta. Kirlia. Lo zaino. Ha detto di merda. Prima c'era Nemi, adesso c'è lo zaino. No, l'hai trovato anche prima, lo zaino. Ah, sì. Whimsicst. Caramella rara del boss. Questo è di Paldea Reverse, Diesel. Questa da slivare. Certo. Ecco la merda. Questa però è Reverse, prima era... Che è meglio così, comunque. L'olografia qui fa cacare lo stesso. Bello. Come ha fatto sempre schifo. Sono carta Yu-Gi-Oh! Sembra. È vero. Lizard ha detto 4, no? Sì, con le cuffiette, vorrei... quelle del Walkman, quelle con l'archetto che era un filo di metallo, con i cosi arancioni sì. Che si deterioravano tutto. Però è bello avere quei ricordi lì. Cioè, io ho effettivamente vissuto quei ricordi lì. Sono contentissimo.
Diego, stesse, ma questa no. Chi è Noibach? Questo? Noibers nella bello. Città Batman a Gotham City. Cigelot. Un po' troppo luminoso. Che schifo. A me non dispiace il pistolino. Chulot. Ciao Doglia. Carta preferita. Amici, questa. Punto esclamativo carte, mi raccomando. Mastiff. Zitto Doglia. Non l'ho ancora fatta l'ultima gen, devo farla. Mi dimentico che devo farla. Junior. Oh. Niezar, ci hai preso. È una trainer? No, che palle, eh? No. Basta. Ah no, è un spato. Ma non si capisce un cazzo, niente. Fa schifo. Credo sia quella è perché è Terra Crystal. Io le odio le Terra veramente nulla. Terra Crystal, a parte che le ex le odio, ma la Terra Crystal poi ancora di più perché non si capisce ancora meno. È un gioco free to play questa carta. Basta fare le cose in 3D, disegnate quanto un po'. HUD c'è poi. Vediamo se Marco aveva ragione. Espatria. Nel terzo. Espatrio. Espatria. Chi è che espatria? Zolteon. Flareon, Numel, molto Nultres, semplice. Albert. Chi è? Enzo Sorrentino. Dolphin. Fulmo per Caparezza e King Kong. Devo fare, io ragazzi devo fare il tic. Io sto rimandando più possibile. Curiamo, ti posso ridare le sub? Ma è diverso. Adesso Charmeleon, grazie. No, tagliale. No, glielo dobbiamo ridare tutti. No, tu gli ridai, non no, noi. Voi non, voi non facevate niente, non vi sporcavate le mani. Niente, Marco, ti sei preso questa responsabilità. Sei uno stronzo. Marco aveva torto. No. Chi è? Ma grande, sempre inquietante. Quanto è grosso. Si evolve da Maschif. Sì. Bellissimo, ma boffa. Scusa, ecco, l'ho buttata di fuori. Vale, smettila. No, Valerio, purtroppo non farà più live con noi. Vale, Squiddy, smettila, per favore. Ecco qua. Vediamo. Questo è il quarto. Lusl. Greninja. Le ciocche. Le ciuccia, che bello. Sempre bello le ciocche. Sì. Execute. L'affrettatore. Con tutte le uova separate, tra l'altro. Cioè, sembra attaccate. No, no, non in fila. Di nuovo. Ololol. Non mi piace proprio lui. In questa nice. Posa. Primeape. Questo è Caruccio. Ancora, questo l'hai già trovato, ma solo sì. Questa forma c'è? Apple. No, vabbè, l'MT reverse. Minchia. E poi mi minchia. Che palle. Vabbè. Non sta andando benissimo quel pool, eh? Yama mi ha mandato le cose falsate. Ci penso io a Vale Squid. Luca, come fai a pesare? Fammi liberare Vale Squid. Sono liberato. Sospeso. Annullato di nuovo. Ho cagato. Va bene. Lollin, Nubile, Foglio, Aspirapolvere, Ciucciolo, nuovo. Ancora sto cazzo di MT. C'è qualcosa, mi sa. No, no. Bella questa. Colin Farrell. Questa sembra anche una carta di Magic. Ma non so, Beh, un pochino, dai. Ma sicuramente più di altre. Pikachullo. Oh! Sì, No, è una fuori serie, credo. Mi sembra lui, 227 su 91. Sì, sì. Ma quante fuori serie ci sono, scusami, 227 su 91. Ma scusa. Sono più fuori serie che set normale. Che schifo! Che schifo! Cioè, io non capisco veramente tutti i pazzi per Mary qui. Veramente, che schifo! Il peggior personaggio del videogioco, tra l'altro. Non abbiamo ancora trovato uno shiny, tra l'altro. Come no? Il primo che era shiny? Ah, beh, sì. No, è vero, sì. Johnny Brazzers. 170 shiny ci sono, madonna. Johnny Brazzers, lui. Le trainer le odio. Che merda. Questo è il quinto.
Il Queens. No, il sesto, quindi qua dovremmo trovare qualcosa. Vediamo. Ma hai trovato sonna. Ma non sai come vanno le cose. Ma nelle TP di solito sono un paio i pull, un paio, tre massimo. Difficilmente trovi più di 2-3 pull. La mostra a volta. Grazie, un grande Brazzers. Chi è? Era la luce piena. Sì, si vede che c'è qualcosa. C'è qualcosa? Dai, che culo. Sì, mi sali. Ah. Che culo. E Snorlax Shiny. Shiny? Perché vedi, è olografica, è la 202 su 91. Oh. Scusa, Snorlax Shiny è blu più acceso? Posso dire Shiny che mi piace più questa che le altre due? Sì. Mi piace più questa che le altre due. Ma perché questa c'ha quel tono un po' vintage. Sì. È più scuro. Ah, ok. Vabbè, vale come... Porca pinta! Ma che inculata! Però minchia, doppio pull. Triplo? Andiamo sul triplo? No. Sì, però che inculata. Scusa. Cioè, con tutte le fuoriserie che ci sono... Vado a beccare la doppia. L'hai trovata nella teen prima, però. Sì, è vero, però... Beh, però doppio pull. Io nella teen trovo sempre qualcosa. Sì, doppio shiny, poi. Sì, doppio shiny. Doppio shit. Sì, doglia. In questa si pulla anche nella prima reverse. Di solito si pulla o nella seconda reverse o nel dove c'è la holo, quindi l'ultima. Ma la pulla lo fa, eh? Questi sono 500 euro, certo, sì, tutte e due. E la pulla bussò. Faccia di cunno. Ah. No, questo vabbè, Cassandra di Masterchef. Non ditemi nulla, dite, eh? Niente. Maledizione. Ecco. Camertels. Goldengo, che è il numero 1000 tra l'altro. Goldengo, che schifo. Ancora. No, che non l'abbiamo visto, c'era Sanremo. Eh sì. Ultimi due. Mi sa me lo recupererò. Troveremo qualcosa qui, secondo voi? O domenica sera, o vediamo. Pomeriggio voglio giocare un po' a... Che poi ogni volta sono preso da commissioni, cosa non faccio mai niente di... Snorlax 10 euro, beh. Not bad. Yeah. What time is it? Ah, caccarella lui. Red, bellissimo. Todd, il mio preferito. Coloning. Babbia. Forse c'è qualcosina, no? Era forse la luce di quelle rare normali. Che adesso c'è anche quella cosa lì. No, invece c'è qualcosa. Credo sia una shine. 128 su 91. Ti è andata di culo allora, sì. Veramente. Che schifo però. Shiny, ma le preferisco alle ex comunque io. Sicuramente cioè, va benissimo sì. Così. Sicuramente sì. È che qui Dadobax è proprio un cacaio. Che è Dadobax? Ma che c'entra Dadobax? Che deve fare con le OnlyFans? No. Mother Mias, mi pare si chiami questo qui. Sì. Che cazzo è sto qui? È Cerulege. Bello. L'evoluzione di quello che ho trovato prima. L'ultimo? L'ultimo, sì. Dai. E poi andiamo su Outwards. Oggi ci aspetta un lungo viaggio. Oggi dobbiamo tornare tutto quanto a rete. Energia assunta. Barbo. Mm-hmm. Un altro lecciucciolo. Maledizione. Basta questo charmiglio. Basta. Sono 90 le carte base. È vero, effettivamente. Cioè, non puoi trovare. Sette, cioè, sempre c'è quelle. Già tutto, ce l'hai perché. Sì, probabilmente set base l'ho finito. Cioè. Va bene, metti. L'hai trovato anche lui. Prima c'avevi l'altra. Entrambi reverse, tra l'altro. C'è un ultimo pull. Ma non è possibile, Liesel. Secondo che me culo. È sempre palla fin. Non credo sia possibile due uguali nello stesso punto. No, può capitare. Può capitare. Ma che cazzo. Se ci sono 120 di quelli. Ce l'ho però io. Fa schifo. Ma è di ossidiana pure questa, io ce l'ho. Comunque.
Vai, hai trovato comunque molti pull più pull, sì. Cioè, molti perché di più su, di quelli base. Allora, di su quanti, erano 9 più 6 fa 15 pacchetti. Abbiamo trovato 1, 2, più giù, 3, 4, 5, 6, 7 pull, quindi una media di 1 ogni 2. Amici, vi ricordiamo, sì, punto esclamativo carte. Supportate noi e supportate soprattutto loro. Soprattutto loro, store, che hanno appena iniziato l'avventura. Sì, mi raccomando, store. 5% di sconto per il primo ordine, mi raccomando. Queste erano tre mini tin e un ETB. Sì, punto esclamativo carte, avete il link lì. Di rimarrà Force sempre Craft lì, quel comando lì sarà sempre attivo, quindi se non vi ricordate il nome del sito o il codice, rimarrà sempre quello. Sì, quanto costa un pacchetto? Di solito costano 6 euro a pacchetto. Sì, circa 5, 6 euro. Avete il 5% comunque, di sono questo. Se prendete le TB o le cose, risparmiate sempre, sì, qualcosina. Ovvio, quanto costa un pacchetto? Di solito 6 euro. Euro costa. Sì, 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 6 euro, sì, abbiamo appena detto. Garuf. No, comunque appunto, prendetevi piuttosto le tin o le TB, che risparmiate sempre qualcosina, avete comunque roba dentro. Cioè, nelle TB avete comunque la carta full art. Se avete le sleeve, se avete la carta promo, se avete i dadi, quelle robe lì. Gibbo, no, quella è esclusiva nostra. Comunque, mi raccomando, supportateli, che hanno appena iniziato l'avventura, che hanno bisogno di una mano. L'avventura. Okay. Stai zitto. Mi ha fatto ridere una battuta sola di Teresa Mannino ieri sera. Sì, a parte Amadeus che imitava la sede, che è stato divertente. Quello mi ha fatto morire da ridere. Sì, che ha detto che siamo tutti delle scimmie, ecco perché quando cadiamo ci sbucciamo le ginocchia. Quella mi ha fatto ridere perché era già un attimino più complessina. Cioè, ridere. Ho detto, ah, dai, ci può stare. Riso, sei detto, ah, dai. No, non ho riso effettivamente, però ho detto, dai, c'è qualche studio, qualcosina. Non è Amadeus che imita la serie, mi ha fatto dai molto ridere. Ma poi era impazzito totalmente, non era in scaletta quella cosa lì, no. Stava proprio impazzendo. La Sed, il direttore d'orchestra, la mia fava. Ormai era partito già tutto così. Sì, era veramente... Siamo banane, tecnicamente, è vero. Va bene, io ti tolgo dalle palle. Che palle, che piace un sacco spacchettare, perché è proprio figo, però che costa veramente tanto. Sì. Fammi aprire dalla mod. Scusate, un po' di tosse. Maledizione. Fammi togliere lo stream. Ah, film, però è bello. Cioè, ecco, io riesco a vederla bene, è proprio bella come carta. Sì, sembrava figa la di palla. Non si riesce a vedere bene come così con la luce. No, ma poi più o meno di... no, perché l'olo io lo odio in certe cose, no. Soprattutto l'ho sempre detto, in quelle di Magic l'olografia, ci sono certe carte che l'olografia non ti fa capire un cazzo del disegno che c'è sotto. È vero, ma infatti di solito nei tornei usano sempre le sleeve, quelle opache, che ti cancellano i riflessi. Così si vede, no? È un po' meglio effettivamente così. No, ma è figa, così oscura, col fascio di luce. Sembra... E coso? È quello di The Rock, come si chiama il film? È Black Adam. Mm. Allora, fatemi avviare... Fatemi avviare... Outward! Ma smettila! Ma pensa a te, adesso devo sorbirmi more, c'hai 70 anni! Anche loro, secondo me. Poco, la mia, sì, 70. Anche di più, forse. Beh, io sono più vicino ai 70 che ai 0. Beh, quello sì. Tutti bene. Sono quasi a 36, quindi sì. Sono più vicino ai 70 che a 0. No, io non sono... No, io 60, 70 no. No. Volevo mettere come sigla del momento gaming oggi. No! Filmo. Volevo mettere la compilation di Amadeus che fa tutte le lasse. Non capisco che continuo a fare tutte queste cose. Mi stavo unendo a da gatto, ma non è possibile. Questa no. Cosa. Fatemi mettere la. Bello comunque anche la scatola. Il gioco intanto. Delle TB è molto figo. Come micchio. Aspetta, che c'aveva un po' di merda davanti al tappetino. Devo sbolognare tutto. Ma sono un bimbo di La Sad, ragazzi. Mettila. Marco, che ci posso fare? Potresti non farlo. Non vedo l'ora di andare con la Sad stasera. Che sono con Donatella Rettore stasera, ricordiamo. Io non vedo l'ora, ragazzi. Mamma mia, sei muto.
Con la SAD! Con la SAD! Che bello SpongeBob. Sono tutto incatramato, sono una merda, dovevo dormire ancora. A dormire, però mi ha detto viaggiamo di notte. Doglia non... boh. Allora, fatemi vedere dei falò. No, mi hanno rubato il falò qui. Eccoci qui. Ma era giorno per un secondo. Ma per un secondo, Marco, non di più. Devo dormire però io, eh? No, no. Eh sì, non ho l'energia a metà. Non importa, non importa. Figurati. Mi posiziono qua nel pecoraio. Non andiamo a dormire notte, andiamo fuori di notte. Poi dormiamo. No, Moro, non c'ho l'energia. Ma il deserto è meglio andare. Ce n'ho metà, me ne manca. Non ha senso. Scusami. Ma tanto non combattiamo. Ma devo correre comunque. Cioè, anche a me me ne manca metà. Qualcosa. Beviti la tisanella, bevi. Ce ne sei. Perché devi andare in giro di notte. Ma non voglio sprecarle, ne ho 13. Vorrei tenermele per momenti critici. Ho tante, c'ho 5 nobby, mo te le faccio. Falle un po'. Fammele fare. Ho due fichi però, io. Due fighe. Questa non serviva, scusami. No, questa non. Facciamo così, ciucciare il culo. Pepe, pepere, pepe. Chi è? Ho gestito bene il pepega, eh? Ora ci sono. Non vuol dire un cazzo di niente. Eliezer ha stappato un paio di brasilene. No, sono le minitine. Che tra l'altro voglio capire qual è la più bella. Forse questa qua. Tisana, tisana. Mancano alcuni ha finito gli Anobi, ma non ce ne avevo. Ah no, valeva 5, non ce ne avevo 5. Gli Anobi io non ce li ho. Ne ho uno, ma l'hai fatto buttare per terra. Quindi. Cosa accendi il Phantom? Tu non hai neanche un po' di vita, Moro, E infatti sti cazzi, dai, non importa. Vabbè, la vita se non combattiamo effettivamente non serve. Fatemi mettere un attimo che faccio le pozioni della vita. Grazie, Doglia, per i tuoi soliti commenti generici. Io lo ammazzo, Doglia, ragazzi. Ne posso più. Io lo ammazzo, Doglia. Moto al luogo. Ezra, vuoi delle pietre del fuoco? Dammele due. Faccio. Due, te le rivolgo. No, una te le faccio. Parmigiane di melanzane. A poi. Eccomi qua. Fatemi riprendere il mio kit alchemical. Mi dai un batteri. Una botte? No, le ho bevute tutte. Ma ce n'hai 13 poi, ma che vuoi? Ma io sono a bisogno. Bevi dire tu. Io ne avevo 20, fai tonto. Io c'avevo una, me lo fa. Ragazzi, ma qualcuno è partito l'allarme. Sempre, hanno rubato sempre la, la Volkswagen qua fuori. Andiamo, regaz. Ehi, dov'è Eliezer? È lontanissimo Eliezer, aspetta. Stavo finendo di comprare un paio di cose. Ma io ho 7 granate fulmine, le voglio usare, mi fanno schifo. Non c'è neanche il coso per mirare, fanno proprio cagare. No, io avevo il Phantom invece, Gibbo, non avevo il booster. Io avevo il più bello. Non era il più bello, allora, Aerox. Fammi andare a cacare. Effettivamente sei alto e spicchi. Sembra una canzone di La Sad. Basta! Andiamo, regaz. Dai. Si gattugiano i meloni. Ma che mi disiscrivo, Doglia, che sei qui solo per questo, ciuccia. Mandorle. Ora smetti la tangia in cooldown. La Zed, proprio. Io ragazzi, non ce la faccio più, Mi manca l'MD, giuro. Mi manca l'MD? Sì. Ti vuoi drogare? Vabbè, si chiama così. No, che devo fare? Qualcuno pensa ancora alla droga? Io non ce la faccio a pensare alla droga ormai.
Io sì. Chi è che combatte? Stanno combattendo l'uomo folle. Si stanno frustando le palle. Il folle Nels, sì. No. No, non me la fa mettere la sigla dell'MD come sigla dei videogiochi. Grazie gatto per il raid. Ciao gattoni. Venerdì finalmente. Io sono dispiaciuto perché poi mi mancate, ragazzi. Mi mancate. Io farei le live invece, tutti i giorni, ragazzi. Tutto il giorno. Però non si può fare. Perché poi rimango senza energie. Tu le fai già letteralmente tutti i giorni le live. Sì. Perché fai anche quelli sabato, che è tecnica appunto. Sabato. Oggi no, oggi tocca guardare Sanremo. Grazie None. Grazie None. Sarei tornato per te. Siete voi la mia energia. Scusa, ragazzi, così mi stanno sparando, scusate, ragazzi. Cazzi tuoi. Se nel live facciamo una demo di un altro gioco. Sì. Vedremo. Paura. No. Ma da Monsone a Bergamo si prende il treno nord. Purtroppo nord. Bisogna tornare a... Noi crediamo che dobbiamo tornare a Cierzo, ma... È tutta un'ipotesi, perché sì, non ce l'hanno detto di tornare... Cioè, adesso intanto torniamo alla foresta. Ma la schiena del Kirpo, però, Marco, lo capisco, già, lo capisco. Ma secondo me devo mettermi il cuscinetto di nuovo sulla sedia, che mi sta 5 cellulari fastidio. Nella tuta gold. Ieri ho visto... Mi era apparso un video... Sì. Mi era apparso un video di... Su Twitter, di uno che rubava tutti gli iPhone da un Apple Store, strappandoli dai cavi e mettendoseli nella tuta. Però non era gold, purtroppo. Ma chissà se Mahmood si è ispirato a... Ah, ma a proposito della tuta, mica guarda la notizia di un'ora e mezza fa. No, è la canzone di Mahmood, tutta gold. Che poi ci hanno fatto l'articolo sul fatto del perché i rapper ce l'hanno... C'hanno sta fissa per le tute. Comunque, diciamolo, Mahmood non è un rapper, Diciamolo tranquillamente. Lo dicono sempre, sì, ma non è un rapper. È che fa hip hop spesso, è molto street, ma non è un rapper. È che c'ha il mood da... C'ha il Mahmood. C'ha il Mahmood da rapper. La Sien! Basta, questa è stata l'ultima, Moro, Questa è stata l'ultima. Basta, Ha fatto ridere il commento, mandate a fanculo. Ragazzi, segnalo. Ce lo meritavamo. Non attaccatelo un attimo, aspetta. Ce lo meritavamo. Esa, mi rotti i coglioni quando l'ho attaccato un attimo. Non me ne frega un cazzo. Un attimo, se fa effettivamente. Ma che testare? È da ieri che testi. Testa di cazzo. Vabbè, sta un po' cheap, Moro. Lì che se la prende col piccione. Aspetta. Piccioni mamma. Allora, se io faccio così teoricamente lo puoi fare. Lo tengo io, il bastardo. Col mio nuovo zaino. Scusami, Esprit. L'uomo infuocato che dice? Oi. Ha detto olio denso, ha detto. Sì, ok, ha fatto l'esplosione. Ma puoi prendere che questo droppa la roba buona, Ma la vende la carnina? Io non c'ho da mangiare, ragazzi. Carne, aspetta, è arrivato per la sub, fa vedere. C'ho due barrette di funghi e due sicchi. Sì, aspetta, è arrivato per la sub. Che infame, se fosse sei, guarda. Solito pezzo. Non è neanche arrivato col raid di gatto, quindi proprio è arrivato solo per scrivere... Uno stealer. Per avere la sub e poi per andarsene tra un mese. Ragazzi, ricordatevi che i soldi che sprechereste per Esprit potete usarli per Tangia, mi raccomando. Dopo dovrò rifarmi le razioni. Io è l'ultima volta che posso passare, infatti. Ne ho 5, ne uso 4 adesso. Razioni insufficienti, io cibo. Non ce li ho. Ecco. Te ne posso dare una. Me le avevo comprate, addirittura. Io ne ho comprate due, ma servono per arrivare a... Scusa. Me ne serve una, in realtà. Quella che... Qua, te la do io, che ce n'ho 5. 5 cellulari nella tuta gol. Andiamo. Non posso dire cosa avevo detto ieri. Andiamo, dai. Mi raccomando, punto esclamativo carte, se volete comprare delle carte poco Magic, Yu-Gi-Oh! E l'Orcana, con uno sconto. Punto esclamativo carte, amici. È il nuovo sponsor, tra virgolette. Forgecraft.
Scusate il codice, mi raccomando, che c'è lo sconticino. Ecco, riuscirò a lasciare la mia compagna entro San Valentino risparmiando almeno un regalo. Ma sei un bastardo, mister? Come hai fatto a ringavigolarti? Ringalivol. Premette maledizione la barra. Scusami. Mi è andato a male tutto il mondo. Io non avevo cibo, per di cui. Merda. Se non vi esce il comando è perché è già stato fatto prima. Aspetta, ho il cipotle, però, effettivamente. Sì, lo trovate poco sopra il culo. Sì. Avete il 5% di sconto sul primo ordine, mi raccomando, supportate, vabbè, oltre a noi, la fumetteria, scusate, il sito. Il negozio, sì, il sito che è appena aperto. Magari la fumetteria, nessuno, mi caga oddio! Oh Zoidberg, che fai? Cosa ho fatto? Ho usato, ma me l'ha fatto indietro, ho perso il... Ma che botta era che mi ha stordito? Sti infamoni. Oh, questo è buono, lo vendo. Anche la barretta di funci. Vabbè, ma questa cosa ormai non valgo. Ci sono sciabole. Io prendo, che tanto ho lo zaino super capiente adesso. Prendo il pane, che non ho più da mangiare. Prendo il cazzo. Non è quello. Vi volete fermare? Aspetta, fammi vedere la mappa, ragazzi, un attimo. All'Abrassar, alla palude consacrata, alla penisola. Noi dobbiamo andare alla palude consacrata. Alla palude, quindi sopra. Sotto, ragazzi, c'è la caldera. È normale che... perché abbiamo... tecnicamente, secondo la lore, tu passi il... cioè, fai il viaggio, mangi le razioni, quindi arrivi sì, che sei idratato e... Andiamo sotto, andiamo. Cioè, non andiamo, torniamo a Bergamo un attimo. Sì, no, non dobbiamo tornare a Bergamo, dobbiamo andare sulla palude consacrata. C'è un morto. Altro, anche alla caldera non siamo andati. Non ho paura. Marco, ora mando la sua. Ah no. È Brozorf questo? No, era Tommaso, no, Durone. Era Tommaso. The Duron. Grazie, Tommasone. Tommasone Hessler. Un saluto ad Amadeus. Siamo noi, siamo su. Tra l'altro, stasera sono gli Eiffel 65. Senza Gabri Ponte, però. Contro la forfora il rimedio è farti i capelli a pelo con la lametta proprio. Sono tutto lento. Un attimo che spacco il cervo. Oh, tre carni crude. Prendile tu, Moro, che ci fai gli spuntini. Per ho anche bisogno di tutto sto mana io ormai. Non mi consuma niente usando. Mi fate vedere un attimo le... No, non per quello Super Mario, che non si parlano da un po', credo. Le mote di... sono divisi da un po'. Mi fate vedere un attimo le mote di Rama in chat, eh? Di Rama? Ah, ok, ho capito. Moro, ti devo mandare lo sticker su Telegram? Ogni volta che la mandano in chat? No. Della versione non giusta? Non è un video. Sono un po' sciancato, ragazzi. Adesso pian piano. Eccola lì. Io non la vedo. E te non vedi quelle di 7TV? No, ma le vedevo una certa. Cioè, perché 7TV ce l'ho. Semplicemente era mezzo buggato. Ma non le vedi dal 73. No, no, ma le avevo iniziato a vedere. Questa non la vedo. Secondo me inizio a vedere dopo un bel po' che ci sono. Porco Giuda, mi ha dato un cazzottino. Non ha fatto un niente. Cazzottino. Una razione, topperia e un antidoto. Dai, lo prendo. Volete un antidoto contro il veleno? Che ne ho tre, eh? No, ce l'ho. Tu ne hai, Liezar? No, no, siamo andati già oltre. Siamo andati. Andare... Vabbè, andiamo via. Allora. Liezar, tu hai roba contro il veleno. Prenditi sì, un antidoto. Ne ho due o tre. Ce ne... no, dai, che ho freddo, ragazzi, eh. Andiamo direttamente ovviamente, di qua. Ma non faceva freddo qui di notte, scusate. Non abbiamo mai viaggiato. Sono lentissimo, ma scusate. Devo mangiarmi un cipotle. Perché sono così lento io, scusate? Ah, perché ho freddo. Ah, non abbiamo le razioni, però. Io ne ho, aspetta, presa una, ne ho... un fuoco. Una, adesso mi sa, sì. Fammi accendere un fuoco e la cuciniamo. Siamo noi, siamo solo falle noi giuste, quelli però. Che... diciamo, poi vanno male. Non vanno male le azioni così in fretta, eh. Ci vuole un bel po'. Dai, ragazzi, festeggiamo il Capodanno, un piccolo test. Allora, devo metterci... Ne servono comunque tre, ne servono tre a testa. Io ne ho una, eh. Tre. Hai ragione, Gibo, ragazzi, urge una purga. Vecchi, mi chicchi Gibo per 10 minuti? Serve.
Grazie, grazie mille. Immagina che stasera gli F65 fanno la versione swing delle loro canzoni. Che storia. Beh, sarebbe un twist comunque. Vabbè, non fate 3-3-3. Allora, dove le ho messe? Qua. 3. Non è morto, non è morto. E 3. Oh, ho aperto il pane. Ma se volete dormire, forse si può fare adesso. O andiamo direttamente di là. Andiamo direttamente. Qua ci sono le farfalline, però vabbè. Sì. Vabbè, ormai ho preso le pozioni. Oddio, sembra una merda. Ho paura dei veleni. Sì. La palude con le donne. Non è che arriviamo già, siamo già intossicati? Hanno pagato la cauzione per Gibo, Vector, quindi purtroppo va liberato, eh? Eh sì, la legge. Ma non temiamo, non temiamo, potrebbe sempre arrivare il momento giusto. Ehi, che è sta musica? Perché qui secondo me è tipo Maya, robe del genere, scusa. No. Tipo Maya? Adesso vedrai quando arriviamo alla città, eh? Vabbè, dove siamo noi? Ma che cazzo è la mappa? A me sarà roba vabbè, lo sketch, oddio, è proprio tutto lo sketch paludoso. Fiorello Giallis, ragazzi, me lo dove immagino già nella mia testa. Noi non siamo sulle sopra, noi siamo arriviamo dalla foresta, sì. Quindi dobbiamo andare verso la guglia della luce e poi tutto a nord. Eh sì, puoi fare tutta la circonferenza. Farà solite le battutine. Come vi sentite essere aspetta, quelli più rifiutati a Sanremo? Battute, ciuri, ciuri, il naso. Queste sono le battute di stasera, ve le spoilerò già. Minchia, che torre. Eh sì. Cos'è questa musica parterre? La barriera di luce, tra l'altro. Aia! Ah, che paura! Dove è arrivato, scusa? Non lo so, effettivamente era partita dalla musica. Oh, è tutto di ferro, magari mi dà le sue palle. Ma eh? Che da sto anfamone. Madonna, il shot. Scudo d'acciaio, ascia di ferro. E puzzo il culo. Vabbè, dicevo, qui. Ma mi seguono, oh, belli. In realtà mi seguono le luci. Guarda che belli quelli. Sono dei ma ce li avevamo già visti quelli, eh. Cosa c'è qua in zona? Raccogli marshmallow. Che ma cos'è? Non serve dormire in realtà se avete preso... Fatemi vedere cos'è il marshmallow, no? A quel ponte? Grosso frutto di palude che ripristina molta più energia dei gaberri. Questi meloni crudi acquisiscono proprietà antiveleno se bolliti, ottimo. Passaggio dello ziggurat. Andiamo... Sì, però non so se è aperto. Non ehi, se è connessione aperto. Al controller interrotta, wow. A me sembra chiuso, il cancello. Nel ponte? Sì, qua c'è un cancello. Ah, c'è la ziggurat qua, effettivamente. Oh, non insultate Frassica in chat. Ah, ce l'ho qui le farfalle, dormiamo qua. È un po' piegata la ziggurat, ma... Cioè... Armatura d'argento! Protezione 2, resistenze 19, 30 e barriera 2. Fammi vedere, ma a me non serve dormire comunque. 13, non c'ha protezione freddo-caldo, il resto è come la mia, ma mi sa che l'avevo già vista. Vedi un... 2. La metto, mi sa, la metto, ragazzi. Allora, perdo i bonus dei danni, però io più che danni... Però perdo velocità di nuovo, ragazzi. 3% era, però. Sì, ma 3%. Ho pagato i soldi per avere più 4%. Non lo so. Vabbè, la prendo, ci penso. Ma vuoi veramente dormire? A me non serve. A te, a me. Ormai ho preso le pozioni. Che? Oddio, ragazzi, questo fa male. È arrivato. Era lontanissimo. Io adesso non voglio dormire, scusa. Io c'ho metà vita e metà stamina, ragazzi. Prendi le pozioni anche te, che ormai l'ho sprecato. L'ho già preso, non ce l'ho. Ce l'ho io, forse. Pietra del mana e smalto oscuro, ragazzi. Conferisce l'elemento decadimento. Io ho le bevande, ho le tisane, no? La marea. Ma noi dovremmo entrare qua dentro, tecnicamente. Ho capito. Tisana per la salute e per l'energia. Ma te ne hai per la salute? 10, 10, 10. Minchia, e dammi quelle per l'energia e quelle per la salute. Un pochino. Perché? Perché tanto c'ho soldi ormai da i soldi, effettivamente. Capito, ma non so da buttare via. Però vedi, adesso però te servirebbero, vedi. Non le hai. Ma no, vabbè, ma ci sta a prendere qualche... Anche io ho preso quelle del... 3 e 3. Io pure avevo preso le razioni, ho preso... Vabbè, basta. Ho preso quello della corruzione. Ti servono anche delle bende, ne ho 24. Ma vedi, non servono un cazzo le tisane. Le tisane sono troppo piccoline. Ho la pozione di cura, anche ne ho 3. No, non ci faccio niente, sono già quelle. Allora, per l'energia... Dai, va bene così. Ne ho altre, se ti devono rigenerare. No, no.
Proviamo a tenere così. Però qui mi sa che il ponte è chiuso. Fatemi curare. Io trovo che sia bravissimo a tenere il palco, Fiorello. Poi per le battute non mi fa ridere da un bel po' di anni. Però bravissimo sicuramente a tenere... Cioè, intrattenere, vabbè. Ha fatto quello tutta la sua vita. Volete vedere la Ziggurat? Ma quindi cosa... No, aspetta, io effettivamente ho smontato la... Cioè... Prima capiamo fammi che smontare fa. La tenda, quella era la mia. Vabbè. No, 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 è la no, tua, era no, questa qua. Io l'ho messa qui dopo. Volete vedere la Ziggurat? Già che siamo qua? No, io vorrei perché trovare un modo di andare... Eh no, bisogna fare il giro dalla torre. Guarda, io. Pioggia, è pioggia acida. Ok, no, non si apre. Andiamo verso la torre. Sta salendo il caldo un po'. Io sì, ho queste lucette che mi seguono. C'è un altro tizio, raga. Il caldo, sì. Sì, piano, però sta salendo. Perché? Fammi spegnere la torcia, effettivamente. Sono queste luci che mi seguono. Il riso, una benda. C'è un martellone. Vai a vedere. Non è il riso, è il sale. Facciamo sti tizi. Sì, aspetta. Vai. Che li ne aggro uno. Vabbè, in realtà io faccio non incadare. Sì, ma io c'ho la frecciona lì. Se si leva dietro l'albero. Sì, no, no. Ti attivano tutte e due. Sì, ah, sì, si sì. Attivano tutte e due, allora. Aia, ma ha colpito lo stesso l'infamaone. E lui viene da me, vabbè. Colpito, forse. Aia. Ma chi lo prende la granata? Oddio! Sì, m'ha shottato! Ragazzi, contro di ma me. Ma sì, ti ha shottato, sì. Aspetta, Liezer, arrivo anche da te. Tira su Moro. Non so dove dai sia. Dai, quello è morto. Ucciso, uno l'ho ucciso. Vedi il mio martello penzolonte. Non lo vedo perché è buio. Non fatti colpire da quello, Marco! Non t'ho fatto... Beh, no, t'ho tolto un botto, t'ho tolto. Ha tolto metà, sì. Liezer, tirami su. Io lo tengo per un po', No, comunque il danno glielo si fa. No, vabbè, ma adesso gli sto caricando una marea di robe. Pronti? Tiro la granata. Ok. Abbiamo tolto un bel cuore. Aspetta che lo butto giù. Non ci arrivo mai. Dai, ok. Dai, dai. Sono vivo. Via, via, questo. No. Ok, dai, via. È morto. Morisci, pagliaccio. Era tosto questo. Allora, meccanismo leak oro e lo smalto. Vabbè. Fulmine, prendetelo voi. Un po' questo un che aveva. Sto rigenerando vita. Hai mangiato. Prendetevi le palle di mano. Sei giusto. Io mi prendo. Direi che mi prendo una bendina, almeno. No, non è vero, non ho nessun bonus positivo io. Non so. Ma sto rigenerando vita. Le bende non si sovrappongono, vero? Avevamo detto. Mi pare di no. Come ingombro eccessivo? Non si può pazzare, ragazzi. Io sono full. Madonna, lo scudo quanto. C'è un po' troppo. O dobbiamo passare forse per la Ziggurat. E c'è magari una leva per aprire il ponte. Proviamo a vedere. No, non credo. Perché non c'entra un cazzo con la Ziggurat. Questo però magari. No, prima il ponte è quello là. Ma no, perché quel ponte lì non. Qui non si può passare. Cioè, dalla mappa. Sì, è... no, cioè è segnato. Passaggio dello Ziggurat. Moro, c'è una vena di palladio qui. Non so se. No, secondo me se vai... Sì, ma la Ziggurat noi non ci arriviamo, siamo nell'isola. Sì, ci arriviamo. Sì. La Ziggurat è qui nella nostra isola. No. Dalla mappa no. Poi da qua non lo so. Dalla mappa non è nella nostra isoletta. No, quello è il passaggio, la Ziggurat è quella cosa marrone sotto. Ma passaggio per la Ziggurat vuol dire che l'ingresso per la Ziggurat... Ah, passaggio è qui. Qua se volete si può fare un pisolino. C'è un mostro. Sì, c'è un altro di quelli. Vabbè, lo facciamo. Era la musica track. Ok. Questo non mi fa una sega. Occhio. Non so se si può andare giù. Infatti ho paura di dargli i cazzotti per quello. Ok. Ok. Pietra del mana e smalto scuro. Pietra del mana le vuoi tu, Liezer? Sì, dai, prendi. L'ho buttata qua.
Volete, cosa volete fare? Volete dormire? Volete... Andiamo, andiamo. Poi non so, magari non spero anche entrare. Ma dietro cosa c'è? Aspettate, passi, controlliamo entrare, bene. Passaggio per lo di cover. Controlliamo bene. Non c'è una segona. C'è no. Allora, io adesso circa metà stamina e circa metà vita, io però... Io sono tutto full, so. Posso comunque prendere una bendina, eh. Dipende, Marta, sono alcuni proprio belli. Sì, dipende dal mostro. Altri un pochino di meno. Dice in giro, è random, perché siccome ogni... siccome ogni cosa che spamma il bot ha un determinato timing, probabilmente è capitato che in quel momento i timing si sono combaciati nello stesso momento. Ah, visto che siamo qua dentro, fatemi mettere una benda ulteriore. Oddio, allora. C'è un puzzle. Ah no, sono solo mattone rilassato. Ah, però... Interagisci. Serve Idolo Lich Giada. Mm. L'avevamo preso uno uccidendo i tizi, eh. Probabilmente dobbiamo trovare... Ci sono delle leve. Sì, no, avevamo trovato liccio qualcosa. Qui c'è una leva qua, no? C'è una leva, sì. Anche un altro qui. Perché credo c'è un ascensore. Lanterne, cos'è? Sì, era un ascensore veramente. Andiamo. Qui c'è la robetta, ma vabbè. Robetta. Robetta. Guarda che carino. Oddio. Ehi. Ti sfondo, anfamone. La carne secca. Carne da uno siccana. Scheletro fa ridere, però. Va della carne secca. Fammi vedere un po' cosa c'è in giro. Un'altra leva. Aspetta prima di premerla, vediamo un attimo. Ciao. Niente. Io la tiro, ragazzi, la tiro. Non ascolta mai una sega, la tiro, quello lì. Marco, la so per tirare. Cosa devo aspettare? Godo se muori. Gelatina di marshmallow. Si è aperto qualcosa da qualche parte, ho sentito. Ma sì, sarà quella dello scrigno là dietro. Non c'era niente? Sì. Ho preso la gelatina di spruzzi. Ho un sacco di roba antiveleno, ma... Tra un po' potremmo andare in quella nube di veleno, Stivali da leggenda. Ah, stivali da leggenda, sono quelli come l'armatura che ha preso Marco. Fa vedere, sì, questi sono meglio dei miei, probabilmente. Sono sono meglio dei miei invece. Io li metto questi. Infatti, ma tra l'altro cosa vuol dire barriera? Oh, ho sbagliato. Ho preso le palle. Questo non serve. E me li indosso subito. Perde sangue con lo scheletro. Ma no. Aspetta un attimo, controllo solo una roba. Però resistenza a impatti non c'è qui. Cioè, sì, c'è. No, non sì, c'è. Era poca, era oh. Era poca, allora no, mi tengo i miei. Tengo i miei. Cosa ho fatto? Una torcia. Allora, la prendo giusto per sostituirla alla mia. Così. A caso. Andiamo di qua o andiamo dritti? Aspettate, ragazzi, io non c'ero. Andiamo dove siete andati? Dai lati. Stavo qua su. Avete preso... Come... Con la questa leva? Chiami l'ascensore. Qui c'è un altro canide puzzolente. Oddio, che dolore. Fatemi tankare a me, voi non mi aspettate. Più che altro l'ho mandato a terra, ma non la prendo più quella pozione di merda. Qua sopra c'è un altro morto. Straccio di ghiaccio, polvere lucciole. Lo uso giusto per avere qualcosa sull'arma. Mo sì. Qui sarà la leva che l'apro. Ma serviva a fare sta... Lascia perso direttamente. Vena di ferro. Potrei trovarsi degli scarafazzoni. Fa vedere. No. Ehi. L'ha bloccato sul... Delle tubature. Sono degli idraulici, forse, noi. In Mario Bros. Sì, Marco. No, non c'era nessun... Lo so che ormai siete malati, però... Ma forse bisogna passare sul tubo? No, il gatto. Ho paura. Vado io. No, aspetta, perché poi di là non puoi fare nulla. Non vedo niente di... Già qua non posso fare più nulla, ragazzi. Qui.
Qui non riesci qui? A meno che sia previsto effettivamente andare di lì, è un punto di non ritorno e lo devi fare. Vado ormai. C'è qualcosa di luminoso laggiù, quindi credo sia l'idolo di Giada. Scendo giù, ragazzi, mi rotolo giù. Cerca di scendere in un punto alto. Provo. Cioè, qua c'è un punto. Ok. Sì, comunque dai, per forza li dobbiamo andare. Ok. Ci stanno picchiando qualcuno. C'è un pastore, c'è un dinosauro, ragazzi. Bello, ma è un po' di bolissimo. Prendo l'idolo. Ah, ma questo è grosso, ragazzi. Era un Pokémon. Il fitosauro. Il Gaber. Chi è che tossisce qua in zona? C'è qualcuno che tossisce, effettivamente. Forse era si stava sgonfiando. Aspetta, lì c'è una strada. Qua c'è dell'acqua, però, eh. Ah, no, sì. Però è l'acqua come qua. Non credo che cambi. Aspetta, vediamo un attimo. Si può passare, mi sa, eh. Forse l'ingresso, questo. Sì, l'ingresso. Possiamo mettere l'idolo lì. Quindi era per scendere. Metto l'idolo. E quindi? Questo si è aperto. Interagisci, l'avete fatto? Sì, abbiamo messo l'idolo. Ho sentito qualcosa aprirsi, ma... Sarà giù di qua, allora andiamo... Andiamo a vedere... Che mi mangio una barretta di pus. Io c'ho qui è acqua potabile. Facciamo che uso una benda. Aspetta. Qui c'è acqua potabile, potete berlo. È vero, questo sono è pieno potabile. Io. Qua c'è un massaggio. Un passaggio. Non era un massaggio. C'è del palladio. Lo prendo. Pota, 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 pota. Ehi! Ho sentito dello scheletro. Ozzo, ozzo! Ragazzi, mi cago addosso. Mi cago addosso, vado via. Sono lento. 4-4, mi devo bere. C'è un cannone. Mi ha avvelenato. C'è un cannone, lo so io dove. Yezar, vieni. Arrivo. Oh, porca troia, ma è un samurai ninjato. Yezar, no, non colpire la parete, per favore. Tenetelo di lì, ok? Mi curo di nuovo. Stavo per morire, mi sono salvato al pelo, che sono avvelenato. Ok, okay, mamma mia, quanto curatevi il veleno. Però... pietra esagonale. Reliquia calcica. Oddio, reliquia calcica. Pugni di marmo. Prendo un duratore utile per creare un nuovo concetto esclusivo. Pietra blu brillante perfettamente esagonale. Questa sarà da mettere da qualche parte. Cosa c'ho? Sono svenuto. Io non ce la faccio più, C'ha questi cali di zucchero. No, so veramente, c'ha questi cali di pressione. Vabbè, mi ha curato tutto. Fatemi un attimo bendaggiare e fare tutte le medicazioni. Sì, vabbè, c'ho, con le bende qua è un po' troppo. C'ho come malus, bonus. Positivo, resistenza agli impatti aumentata. Così. Forse c'è qualcuno, vado a dare un occhio. Ma chi è morto? Ah, questo c'è pellascaglie e carne cruda, moro. Se vuoi prendere la carne, non so. Sì. C'è una cosa che arriva, ragazzi. Dietro di voi un T-Rex. Prendo io. Che palle che li butto in là e non posso colpirli perché so... Il range. Aio. Morto. Sempre le stesse cose di quell'altro. Ok. Ragazzi, mi sa che mi tocca mangiare... Qua. Bere una pozione. Questo c'ha delle pelle a scaglie. Non ho ancora preso niente. Aspetta, però anche dritti. E anche di qua. Qui c'è una leva. C'è anche una strada. Qua è buio. Sono di nuovo dentro una grotta di qua. Aspetta, prima se allora esploriamo i due percorsi di là. Ah, qua c'è... Amici, aspetta. Vi ho perso. Dove siete andati? No, aspetta, aspetta, tanto torniamo lì. C'ho dell'olio. Io la dovrò riempire la lanterna, qui effettivamente, c'è una certa. E c'ho l'olio io in caso. No, ce n'ho 5, ce n'ho. Sono anche troppi, 5. Chi è? Sì, ma che volo ha fatto da... Ma porca troia, ma li prendo sempre tutte le botte. Prendo la pozione dell'enifero. Ah, aspetta, ragazzi, prendetene una voi, che ne ho prese troppe. Ma non lo sto attaccando perché scusami.
Ho ucciso il bastardo, ho anche una razione. C'ho metà vita io. Prendete il veleno, la pozione del veleno. L'ho preso, okay. Grazie, Fiorino. Grazie per la tier 1. C'è un castello di grotte. Grazie per il quinto mese. Una claymore di ferro e la tisana che la prendo io. C'è la roba del mana, Liezer. Arrivo. Tre pozioni di mana. No, ma no, la claymore me la metto io, me la prendo. E io sono già full da... già 80, 85. Anzi, riesco a muovermi. C'è anche l'altra strada, ricordiamoci. Sì, c'è un botto di altre strade. Questa è veramente roba nanica, appunto, di Skyrim. Sì. Sono pochi coroni. Per delle bende. Bende ne ho 25 io ancora. E io sono 6, me ne sono rimaste. Aspetta, di qua. E vuoi, te ne butto? Dai, adesso no. Ah, di là prima. Sì, vediamo qua. Ringraziato Fiorino a metà, no? Sì. Molto gentile. Sì, sì. Allora, di qui o di là? Vedo, e io voglio andare qui prima. C'è una screen, ma mi sembra... Okay. Qua... Questi si liberano, Cosa sono sti cosi? Sono nemici? No, ok, c'ha un'ascia bipen. Fai vedere. Una maschera. Che fa vedere tutto, praticamente. L'Elisir Golem. L'ascia non è male, cavolo. L'Elisir Golem per dietro. L'impatto dell'arma e conferisce benefici di possessione e disciplina, non lo so. L'ascia a me non interessa. No. Cioè, prendiamola e la vendiamo. La prendo per vendere. Prendete anche la maschera quindi... sempre da vendere. Allora aspetta, butto giù queste. Che io sono 99,9 su 100. E che io ho già tutte robe importanti, perché ho le vecchie corazze. Posso buttare via un po' di roba, però. E che le corazze prendono... Una mi pesa 12, l'altra 8. Solo le due corazze. Sembrano così, gli omini del fuoco questi. No, lì non c'è niente. Andiamo dritti di là. Abbiamo finito. Sì. O no? Manca il pezzo dritto di là. Io una bendina me la uso, aspettate un secondo. Dai, anche io. Fullo. Uso anche una pozione del mana che tanto andiamo una marea adesso. Vuoi una benda, Moro? Una benda? No, ce n'ho 5, me ne dai dopo. Ok, io sono full totale. Lì a sinistra non c'è niente. Ciao Postino. Ciao Postino. Ma io non correre, okay, effettivamente. Mi scende che una meraviglia la stampa. Avrà aperto questo, blu. Quel Lucazidolo. Aspetta, allora. C'è un morto. Del mana. Vado avanti io qua, così se c'è un mostro. C'è il ragù. Il ragout di Marais. C'è una porta, veramente. Questa è di Skyrim. Non ci hanno neanche provato proprio. No, dobbiamo uscire allora, niente. Non c'è niente. Si esce qua, allora. Quindi si esce proprio. Ma scusa, ma cosa abbiamo sbloccato? Qualcosa? Magari però prendi un'altra strada. Vabbè, usciamo dall'altra parte, da qui possiamo andare su in città. Sì, è vero. Comunque, se prendiamo i funghi marshmallow lì del veleno che ho trovato prima, nella zona prima, e li cuoci, hai resistenza al veleno. Forse possiamo entrare nella zona di veleno. No, quella non è il veleno, Marco. Quella tutta verde? No. Corruzione. Vabbè, abbiamo anche le pozioni di quello. C'è anche il coso per resistere alle corruzioni. In realtà, aspetta, com'è che si faceva? Era lanterna più una creazione libera, lanterna più olio. Ma siamo usciti semplicemente da dall'altra da parte. Però. Sì, da sopra che c'è il passaggio. Ok, che bella musica che è partita. C'è un cane con le spade qui sotto. Arrivo io. Prendo il fiore. Ma con le palle. Dov'è? Qui. Vado io. Aspetta, Eliezer. Oh, ma io lo carico tanto. Finché gli metto perché mi sa che questo se vi prende fa male. Sì, comunque. Io gli metto il balocchio, non mi aggro. Ragazzi, lo scudo è gravemente danneggiato. Me ne sono accorto adesso. Pensiamo. Dai, boom. Adesso siamo messi veramente. Un elmo cappoccio. Cappoccio accolito di meno bello. 10 del costo umano. Bellino, però. No, perché il mio è meno 20 questo. Io sto facendo comunque la classe che spegni quella luce. Io sto facendo comunque la classe meno divertente per me, però almeno è utilissima, sono contento. Ciao, Friggi. Io un pisolino lo devo fare, anche solo per lo scudo. Tanto. No, aspetta, io vorrei trovare le farfalline. No, andando dritti di qua. Nord-ovest, città di Monzone.
Credo sia c'è qua sotto lo strapiombo. Secondo me, allora, qui no, c'è l'arco, bravo. Le rovine del gigante sono queste qua a destra. E mi poi ma c'è sono due città lì, però, aspetta. C'è uno davanti, come sono due città? È vero. Sono... Cioè, villaggio dei giganti e Monsoon. Villaggio dei giganti quanto mi intriga. Un po'. Questo qui a destra è il villaggio dei giganti. Sì. Fatemi menare, ma non so se è bastardo. Se è cattivo, okay. Magari ci manderà dopo. Ma la corruzione, cos'è sta roba viola? No, non... Gliele metto su quello che metto io. Oh, no. Questo qui è tosto, eh. Sì, certo. Ecco minchia, qui. Sì. Dai. Io ho tolto un casino, ho tolto. Degli magari stivali? Resistente. Madonna, resistente al veleno 20. Pozioni della vita, prendetele voi, io ne ho già tre. Ne prendo una io. Andiamo. Prendine una, amor. No, aspetta, l'hai finita, hai detto? Sì, ma no, c'ho le robe in teoria, c'ho le robe un pochino per rifare. Io ne ho quattro, eh. Me le so bevute tutte mo. Sono lento, tieni. Lento. No, vabbè, me le dai dopo, adesso me le... Oddio! Yeah! Ah, amore! Fare 100! Che bella che è. Ciao, mon amour. Tutto a posto? Sono shankato, aspetta, c'ho troppo. Come sta andando la lezione? Vado io anche se ho metà vita dell'energia. No, Liezar, questo ti spacca il culo se arriva, eh. E fatti aggro tu. Non posso stoppare sti vani. Sono belli esteticamente, sono strani. La testa del comportamento di Moro non si dice comunque. Gli ho fatto malissimo. Allora. Mi piace, mi sta piacendo. Monotono come pochi, però. Vabbè, oddio, c'è qualcun altro? In realtà io sto facendo la stessa cosa dall'inizio del gioco, Liezar. Che per essere un mago sono effettivamente molto... Ah, ok, è arrivato il momento, ragazzi. Sono piccolo. Io sono... Vabbè. Cammino con... Allora, qui dovrebbe esserci la città dei giganti. Scusa, quella là è la torre del... No, quella, di guardia, quindi a sinistra c'è Monsoon. Ciao, amore. Allora, ciao, lì io ti vedo tra poco, ma mi manchi. Questa qui a destra è la città dei giganti. Le rovine. Queste sono le rovine. Lì dopo il ponte c'è la città. E noi dobbiamo andare lì a sinistra. C'è un fiore gigante lì. Perché sto correndo io? Sei pazzo, Marco? Già sono tutto sudato. Questa era un po' forzata. Un po', perché? Quello. Guarda le pignazze. Sono i cavolfiori giganti. No, è dei carciofi. Sono carciofi. Che buoni, ragazzi. Voglio incularmeli. Cosa c'è davanti a me? È un mostro o un... Un piantone. Spero non sia un mostro perché siamo tutti cacati. C'ho anche lo scudo che si sta rompendo. Che fa? Ma è un frutto incastrato nel... Eh sì, è un bulbo. Aspetta, adesso ho di nuovo il mullet qui? No, si può prendere. Meno male che non ho il mullet. Che belli questi fiori giganti. Puzzano però a quanto pare. È pieno, guarda anche lì nel panorama. Esteticamente c'è un'estetica veramente figa comunque sto cazzo di gioco. Come ambientazioni, come atmosfera, eh. Cioè guarda che figo anche qui sto pezzo bomba qua. Frammentazione, 4 munizioni ma di cos'è pistola. Cos'è quel raggio luminoso? È un super fiore. Cioè sono tipo fiori di loto. C'è un tizio grosso lì davanti. Allora. Arrivo, aspetta oh che no, c'ho le granate e gliele tiro addosso. Gli tiro le granate, fatemi andare. No, c'è anche tizio lì sì, c'è anche il cane, tipo. Mi sa che mi smollo lo zaino qua. Sì, prendetevi... Stanno combattendo tra di loro. Sì. Andiamo, andiamo, al momento giusto. La stit, come su Apex, entriamo aspetta, dopo. Aspetta, 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 aspettiamo. L'ha già smontato. Vabbè, vado io con le granate. Lo uccidiamo. Lascio lo zaino qui. Bastardo! Azzolino! Bastardo! Ma li togliamo tantissimo, scusa. Ma è morto Liezar? No, io sono dietro di voi. Ah, cosa ho visto allora? Dai, aio! Occhio che fa il giro tutto dietro, eh. Sì, ma io mi pavo. Ma gli sparto dai, la dai, sono io il tank. Vabbè, non serviva, ma tanto. Le ho. Lasciami pietra dei giganti. Ah, sono loro i giganti! Prendo la cosina. Magari, chissà, magari un gigante mi può dare un'arma. Sono pienissimo. Vabbè, ma sei meno pieno di noi, Liezar, quindi... Ok, riesco a correre. Sei comunque meno pieno di noi. Vabbè, tanto la città è
Credo sia qui. Ma... io sto iniziando. Adesso poi ci penserò. Torre di guardia dovrebbe essere questa qua. Ok, la città è dietro. Questa qui qua. Sì, vediamo anche perché il mio scudo è diventato di pavesini. Bollon. Sto silenzio mi preoccupa un po'. C'è neanche la musica, né niente. Un pochino. Io sono tutto zitto, sento solo i nostri passi. Voglio salire subito. Incontra una ragazza. Che palle i meme di The Rock rallentato con questo. Mi fa sempre ridere. No, ho detto vado a vedere cosa c'è. Ma... e c'è la torre di guardia. Vabbè, è lunga però, sì, è lunga. Io neofita è tosto come gioco, eh. È molto tosto. Non lo so. Tra l'altro non ti dice molto come gioco, quindi devi scoprire tutto tu, che è una cosa bellissima dal lato avventura, e poi parla me è vecchio. Parla con tutti gli NPC, chiacchieraci e ascolta bene cosa ti dicono nei dialoghi, perché magari lì trovi qualche indizio, qualche cosa che ti aiuta. Ma sono tombe quelle lì? No, ci sono due tizi qua. Si dovrebbero essere... non lo dico, va? Per favore. Questi sono usciti dalla Valle Incantata. È una ragazza, Marco. Sei zitto, Doglia. Dai. Non ci sono. Finito, non posso menare. Non ci arrivo con la terra. Questo martello lo odio. Voglio una lancia, ragazzi. Carne cruda, Moro, prendilo. Prendo tutto. Tanto non mi muovo più. Ragazzi, non posso neanche tirare le mazzate. Sono arrivato al limite. Dovrebbe essere qui la città, ma questo schifo qua. Ragazzi, scusa, la palude non mi aspetto una cosa bella. Ma, sì, ma non c'è niente. No, Lizar è oltre la torre di guardia. Eravamo ancora la torre di guardia l'abbiamo lasciata dietro un po'. No, è questa più. La torre di guardia, Lizar, quella lì che abbiamo lasciato adesso. Mi fanno male i piedi. Grazie, Oibuff. Grazie del. No, sono altri due cani di culo. Amici, sono molliccio. Ma non c'è comunque la città. E qui sotto, sotto. Quello è un ascensore sicuro. Sotto. No, a parte che mi sa che è là dietro. No, ma perché li attacchi? Ci fanno un cazzo. Non posso tirare le mani. Vabbè, io passo, Lizard. Pensaci tu. Vai, buon lavoro. Buon recupero, Lizard. Faccio io, solito. No, le attacco solo io. Non no, posso tenere lo scudo alzato se vuoi. Ma per il resto mi la vedo dura, eh. Aiuto! Via, ci vuole tanto. Dai. Via, due colpi, buona. Fatti fuori. Sei quasi morto contro dei vabbè, cani. Vabbè, perché non sono un tank, ovviamente. Non ho neanche schivato un mezzo. Sono andato a lucciole io. Allora, qua cosa c'è? Permesso, capanno abbandonato. Vi prego, quindi dormiamo. La città è questo capanno. Ma ci spero, guarda. Magari si usano anche le razioni per entrare. Ehi. Siamo quasi a 1600 sub. Allora, 1600 sub, facciamo una live con l'Assad. No. Cioè, se vogliono, ci chiacchiero volentieri, però non... Grazie mille al cazzo. Ci giochiamo Outward. C'ho anche un punto in comune con loro, quindi in realtà potrei anche provare a arrivarci in qualche modo a intervistarli. Tenda pianta? Sì, è quella monouso. No, il punk non è in comune con me, ragazzi, giratevi subito, state veloce! Oddio! Il gods! Questo è duro, un po'. Sì, questo era il Wendigo, è morto. Un fuoco li fa veramente male. Anzi, non posso più prendere niente se non faccio io. Pietra del freddo, però vorrei vedere un po' le magie del fuoco, del freddo. Brodor. Sì, ma qui se ci sono nemici vuol dire che la città è tutto il cazzo. Ma c'era il Wendigo. E col suo fuocherello. Allora, c'è una pentola di Groot e la cassa che dà lo scudo e l'assassino. Che merda. Prendi la... Vendo tutto. I piedi... Sono diventato Atlante improvvisamente. Ma io voglio andare a dormire. No. Voglio fare la nanna. No. A me piacerebbe intervistare Fiorella Mannoia nella mia testa che sogna. Perché potrebbe raccontare davvero un sacco di robe fighissime. Allora, fammi vedere questa cazzo di mappa. Ma sarà qui. Vecchio mulino a vento, l'abbiamo passato. Ma era questo il vecchio mulino a vento? Ah, no, sì, ma allora era più indietro. Ho detto che era là. Ma aspetta, ma scusa, quelle mura quando sì. Sono comparse? Intorno al fiore, effettivamente. Non c'erano prima. Scusa. Credo ci sia un passaggio, un teletrasporto. È una bella canzone, poi ha un bel significato. È comparso un dinosauro.
Ragazzi, dai, l'ultimo... Non è vero che è l'ultimo sprint, non sappiamo dove stiamo andando, maledizione. Dai, Lizard. È tuo, ce la puoi fare. Se, non, maledizione... allora, se voi non l'aggrati, li posso mettere tutte le maledizioni senza che lui mi aggra e poi lo sciocco. Ma si sarà comunque vicino da te. Vabbè, quindi. Sì, ok. Vabbè, questo l'abbiamo usurpato. La che carne, la... perché il... continua a che prendere la carne? Su sti giochi, oddio, per... ragazzi! Oddio! Moro, peso il martello. Sono respawnati due tizi. Ecco. Ragazzi, facciamo di no e dormiamo. Vabbè, ma siamo arrivati. Penso che bisogna prendere la barca lì, credo. Ma l'abbiamo detto anche 5 minuti fa. No, ma c'è le barre. Sì, devo arrivare solo fino a lì. Oh. Faccio io, ma non li devi attaccare quelli, non ti attaccano. Ma niente, faccio io. Ma che fa per fare? Ah, sì, se la barchetta a forma di Peter. Ah, ma questi danno solo sangue. Danno solo carne questi non qui. Non solo sangue. Parte lì dietro, però sangue. Ah no, quella ti no, no, ma non ce l'ha con aggrato me. Moro, ce l'ha con Moro. Aggrato a me. Lo piglio io. Ce l'ha con me ora, dai. Se io rotolo, sono più veloce morte, che se morte. Cammino, effettivamente. Basta, non credo più niente. Anche se tutta la pelle che c'ha loro, questa si vende bene. Olle. I soldi, appunto, non è un grosso problema. Olla. Non lo so se si prende faccela da vedere. Cosa sono quei pistolini in mezzo al mare? Sono delle barchette, perché dobbiamo andare a Hogwarts. Ah, dirigite verso Monsoon. Oh no! Ma perché? Vabbè, non è bassa. Ma io pensavo... sono rimasto malissimo, oh, scusami. No! Era lì, alta così. Alle caviglie. Salgo sulla nave, la nave che affonda giù piano piano. Perché ho 200 tonnellate di roba addosso. Vabbè, quindi il fatelo fiore... banna per ma sono avvelenato! L'acqua era merdica! No, ragazzi! Ero pieno di insulti merdici! Tanto ho fatto 700 premete la barra spaziatrice! Vector, puoi allungare per 3600 devo anni? Devo bere, ragazzi. D'olio. Ragazzi, urgente, ho l'intestino malato. Devo andare fuori. È quella col fiorone, ecco perché appunto. Fiorellona mannoia. Qua cosa c'è a sinistra? Dai, esploriamo. Una grazie, porta magica. No, che schifo, le porte magiche di Xenoclash. Allora, questo è Xenoclash, Xenoclash 2 questo qui. C'è grazie. Addestratore monaco e addestratore filosofo. No, e bene, Damiano dei Maneskin. Liezar, ci sono delle persone da cui vendere? No, questo non parla sì, neanche. Qua c'è l'alchimia. Come non parla? Non c'ha voglia di parlare. Qui c'è io vendo questo. Dozen Creek, dove mi porta? Greetings, yes. Lì c'è qualcosa. Porta ad Armattan per 200 monete, well, lui. Ma sempre a Manhattan ti porta, vabbè. Perché il DLC's... Ragazzi, c'è Ellinara. Quindi qui, vuol dire che non era previsto che c'era il carretto prima? No, magari non ti spostava, semplicemente. Ellinara credo sia una roba che ti attiva una missione, non ci parlo. Minchia, mi deve dare 800, questo qui non ce li ha, prendo un paio di lingotti. E quindi io non è inutile anche che mi metto qua in fila. Ti metti in fila? No, in fila. Non c'è nessun altro. Ma che posto è questo? Non porta da nessuna parte. Moro, lì cosa c'è? C'è il venditore qua ambulante. Qua c'è il fallo, come si chiama? Tutto. Il fabbro? Il fabbro, sentilo il mio amico fabbro, in lontananza. Intanto gli vendo tutta sta merda. Questo qui ho fatto 400 euro e posso ragazzi. Librarmi sulle mie caviglie. C'era un'armatura. Entra in passeggiata che va bene del per commerciante. Me. Ah, eccomi. Cos'è la lancia fitosauro? La possiamo creare con le scaglie, però dobbiamo tornare fuori, mi sa. Ma ci sta Omar, Marco, non posso. Ecco qui. Oh, belli. Andiamo questi vestiti qui. Bianchi. Però se non hanno le tasche grandi, ragazzi, non le posso mettere. Bonus danni. Questo forse è Liezar, però no. Il bonus... toglie altri bonus. Finesis. C'è un altro zaino da 100. Però se Marco non lo mette... Non ce n'è più da 100, non credo ci sia. Che cosa? Un zaino più da 100, non credo ci sia. No, non credo. Mi sono preso anche altri lingotti. C'ho 23 lingotti d'oro, ragazzi. Ne ho 10 pro, 500 monetine. Me mi avete derubato. E ne ho comunque più io perché non li sto spendendo. Non c'è niente per me. Din 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 din. Adoro questo suono siderurgico. Ma ragazzi, ma queste armature?
Maledetto. Occhio, beh, qui facciamo un po' di spesa. Guarda quelle del sacerdote, ma quanta roba. Ma non è vero. Magari sono utili per me. Non hanno protezione, niente. Magari sono utili per me. Ma sono tutte resistenze incredibili, però. E bonus danni. No, per gli Ezra sono bonus danni, non sono resistenze. Cioè, sanno che resistenze, però. Sì, sono resistenze 20-20-20. Oh. Sì, però solo agli elementi, il resto fa cagare. Resistenza in pacchi. Addestratore Monaco, aspetta. Eliezer, mi sa che questa città è più per... Ma per me non c'è niente. Da Monaco non credo sia per... No, il mago, però magari mi dà un... Sarà lottatore. Oh, danni 29, impatto 41. Abito di pelle scale. C'è anche addestratore filosofo. Andiamo a vedere. Eliezer, c'è anche il bastone dello studioso, però non so se è uguale al suo. Bastone dello studioso? Sì, ma non so se è uguale al tuo. No, io ho quello che dà più potenza al fuoco. Dai, ma per me non c'è niente, ma che mazza palle. Mazza licioro, lancia licioro, me la fa. Dove sei, Moro, tu? Lancia fittosauro. Ah, dal pistola. Claymore licioro. Questa fa l'armatura di palladio. Cappello di pelle a scazzo. Che palle, oddio. Ci hanno i neon sulle porte, questi qua. Perché ho comprato dei progetti, magari ti posso fare uno scudo bello, Marco. Ma anche l'armatura, cioè l'armatura, l'arma, ma cioè o le trovo in giro, non trovo una serie. No, ci sono armature da craftare, però non so. Vabbè, in realtà queste cose non sono male, ragazzi, per il monaco. Entra in municipio. Per voi, venite qua a vedere. Sono in municipio, ragazzi. Perché qua dice, tipo, conferisce il beneficio disciplina che aumenta i danni fisici dei tuoi attacchi. Dove sei? Sono uscito, arrivo. Queste cose sono molto scudo utili. Arrivo, scudo no, 18, 18, 51, qui, Mark, 18. Secondo me puoi spendere tutto qua. Arrivo. Aumenta i 40 la tua energia massima. Ok, quelle cose le faccio. Questo inizia a essere interessante. Però. Sì, però comunque di equipaggiamento zero. Per no, me. Però qua ti potevi... Marco, lo scudo com'è? Questo, scudo qui, è questo qui è 18 fisico, 18 elettrico di scudo. E 51 di impatto e 18 resistenza a impatti. Non so com'è. Perché non aspetta. È grande, non so. No, ripeti? 18-18 fisico elettrico. Il tuo quant'è? Sì. Dimmi te. Danni io c'ho 20, impatto 58, resistenza a impatti 10, longevità 260. Allora, questo è meglio per la difesa dal fulmine, però. No, ma quello non ha resistenza a impatti, però, Moro. Sì, però c'ha 16. Di cosa? Resistenza quelli a impatti. Quelli sono i danni, Moro. No, impatto è 50. No, allora, c'è impatto e resistenza 51, a impatti. Impatto 51, resistenza a impatti 18. Ha meno impatto, ma ha più resistenza a impatti, quello lì. Sì, però... C'ha 18 di resistenza ai danni. Non so. Più che altro la lancia di toro 26-14, fa cacare. Questo recupera mana. Lancia fitosauro 37-26. Grazie, Mattia. Grazie, Mattia, ben arrivato. Grazie mille che del... fan cacare. Del Prime, grazie mille. Ascia tua uno sauro. Però, Liezar, devi essere riesce sotto l'effetto di disciplina, che è la cosa che ti mette all'inizio. Cioè, quando? È l'abilità che prendi all'inizio, disciplina, no? Ma quindi allora... devo togliere lo scudo? 40 energia massima lo prendo. Non quasi posso? Sì. No, devi prima prendere uno di quelli sotto. I punti svolta, sì. Questa è l'inara. Vabbè, fame sono. Prendi del cibo intanto. Sì. Tempio di Elat, si va qui, devo andare a destra. Para un attacco ripristinando la tua stabilità e confermando il beneficio disciplina. Qui c'è quello che fa usare i chakram. Però c'è un'abilità molto figa. Il problema è anche quella che è più costosa. Che mi no, mette il 15% di danni da fuoco. Ragazzi, ma come prendo i punti disciplina? Ne hai 3 al massimo per... In totale? In totale per tutta la partita. Ti inculo, io li ho finiti. Anch'io li ho finiti, allora. Io devo ancora cos'è? Protezione di mana. Guarda, allora io voglio prendere Moro quella sopra. L'affinità finita col fuoco. Che devi prendere tutto. Sì. Però vabbè, c'è protezione di mana che hai mi i soldi. No, ce li potrei avere. Vabbè, allora non serve a niente. C'è la protezione di mana che mi mette lo scudo di mana, che non è male. Il sigillo del fuoco ce l'ho già. Trascorre più tempo prima che tu abbia di nuovo fame. Quello l'ho preso io. Io quello l'ho preso. Comunque utile di sopravvivenza, ci tanto guarda, non sto spendendo i soldi. Ripristinando la tua stabilità e confermando il beneficio di disciplina. C'ho 8 milioni di euro. Tirato indietro. Conferisce il beneficio disciplina che aumenta i danni fisici dei tuoi attacchi. Consuma parte dell'energia massima fino alla prossima volta che si dorme. L'abilità del monaco col Perry è fortissima per un tank. Determinate abilità richiedono questo beneficio per essere attivate. Quindi te devi usare prima
concentrazione. E poi dopo puoi... Okay. Comunque... Non serve sbloccare tutto. Ma, sì, ma Justin, il contrattacco però non va bene con lo scudo. No, il sostegno è... ma non... Come funziona? Cioè, devo farlo nel momento giusto? No, te devi fare prima quella a sinistra, concentrazione, che ti dà la... ma devo togliere di abilità disciplina. Però. Poi con sostegno, tu quando lo premi, pari un attacco e ti ripristina la stabilità, conferendo il beneficio disciplina. Il nemico bloccato viene tirato indietro. Mi sembra che non serva un cazzo, sinceramente. Non ma più che altro spendo un sacco di soldi, mi riempio di skill per fare... Cioè, alla fine siamo in tre, stiamo già facendo bene. I termosifoni hanno un capo, sì. Quel non c'è nessun c'era capo. C'era un rogue. Comunque, Mora non serve prendere tutte le skill. No. Io, ad esempio, Madonna, questo è stato forte. L'ho presa la prima del questo della, è stato forte, ragazzi. La primissima, e poi ho preso già la terza. La seconda non l'ho presa. Ok, ho saltato ragazzi, direttamente. Io ho paura, Ma che ne affondo che ignora. C'è un mercante con difese. Dei soldi. Avete spazzolato tutto. C'è un coso per cucinare qua in giro, ragazzi, che devo mangiare. La difesa infligge dolore. Mentre sei sotto l'effetto del benefico, la tua resistenza agli impatti e la resistenza e il danno sono aumentati di 10. Ma scusa, mercanti non esiste. Uno ce n'è di mercante in sta città? Assalto la richiesta di così... attacca tutti i nemici entro un raggio limitato con danni e impatto aumentati. Questa qui consumerà il beneficio disciplina. Sì, però cazzo, il beneficio disciplina ti mangia la stamina. Secondo me l'avete sentito bene perché stavo parlando in quel momento, quindi il microfono è rimasto costantemente attivo. No, Mattia, non sono il capo, lasciali stare, non sono il capo. Un libro ormai per... è dentro anche lui, niente. Attacco in affondo che ignora tua difesa infligge dolore. Sì, solo questo in realtà consuma il bonus disciplina. No, ma qualche mercante in sto posto non c'è, a parte quello all'inizio. Prendere questo, produce. Niezar, questo qua c'ha, non c'ha più devo soldi. Convertire... lo so, è quello, l'ho già razzolato tutto. Devo convertire in lingotta. E vai dal fabbro. C'è... Vai dov'è il fabbro? C'è Unz. C'è Unz, negoziatore Lidia. Lane, arrivo. L'alchimista e il fabbro. Quindi tutti quanti in chat, Mattia. Grazie mille a nessuno. O sono Termoracolo, oggi draftino? No, è che non è che se sei della mafia sei nifugo. Io voglio parlare con questa qui, secondo me è una persona importante. Aspetta. Il fabbro non dovrebbe essere qua. Andiamo dopo. Fabbro, devi prendere tipo una porta per andarci. Ah, ok. Ma non è un loot questo qui, c'ha il bollino giallo. Comunque adesso rigenero il mana costantemente. Rigenero 0,5. Ah, ma questo è il municipio. Non c'è un mercante nel municipio? Non... C'è un papa. C'è un papa? Sì. What can I do for you? Oh, bello qua sopra. Sappiamo... Allora. Siamo nel terrazzino. C'è nulla? C'è nulla. Ah, qua si scende. Ho bisogno di soldi. Il fabbro ce n'ha 1000. È l'unico, il fabbro ne aveva 1000, sì, tipo. Il fabbro ne ha 1000 e quella di fianco a lei c'ha. Vieni 1003, da me, aspetta. Quindi... Vieni qua, Lieza. Ah, forse quella. Le porte quelle luminose, Lieza. Ah, pensavo fosse dei neon estetici. Creami qualcosa. Want to buy something? Frammenti. Ah, palladio. Questo fa palladio, ma gli faccio creare robe, magari l'armatura di palladio e basta. Sì, ha detto che la potevi creare la... 1300 questo qua, basta. Tanto gli com'è l'armatura di palladio? Non ne ho la minima basta. Cazzo di idea, Marco. Dai, proviamo. Mamma mia, ragazzi, io sono stanco morto, c'ho fame e sete. Vabbè, sete, mo bevo. C'è l'acqua putrida pulita, volevo dire. Sì, da una parte. Vabbè. Vado a comprarmi le skills. Questo chi è, scusami? Filippo Pollice. Lieza, questo qui non l'abbiamo toccato, eh.
No, no, ma ce li ho i soldi, ce li ho. Adesso. Cosa fa Filippo Polis? Ho capito che... Guarda come lo faccio correre questo scemo! Ho capito che rimarrò solo col fuoco, adesso mi potenzio le magie di fuoco. Mangio il pane. Cosa vende lui? Bene. Ah, il chess. Beh, devo tornare da Golly un attimo io, eh. E devo imparare la disinvoltura astrale, come si chiama. Guarda, guarda come corre, pipi. Io pure scendo giù che devo capire dove è l'acqua, urgentissimo. Allora, so. So. Dov'è? Mi sono perso. È tutto buio così, non arriverà mai il giorno qui dentro. Dobbiamo dormire, maledizione. Siamo arrivati di giorno o di notte qua? Di giorno, credo. Ah, era qui, era qui. Andiamo a dormire un po' dopo. Adesso mi ci potenziamo e dormiamo. Allora, io è l'ultimo punto, non ho più punti speciali. No, neanche io ce li ho più, da mo. Allora, stai per... No, costo sigillo del ghiaccio. No, perché tanto non ho mai trovato magia del ghiaccio. A meno che le stesse magie posso... No, non avrebbe senso. Affinità del col fuoco aumenta di 20 la tua resistenza al fuoco e del 15% i danni al fuoco che infliggi. Ma cosa... Perché ho fatto solo... Ormai sono specializzato maledizioni e fuoco. Anche se avrei voluto... Marco, c'hai 100 euro? Sì, 140 ne ho. Dammi tu gli... Non ci vuole andare... Acqua potabile! 100. Grazie. Dormiamo qua intorno dopo, che c'è l'acqua potabile. Il venite colpo poi dove perfetto. Sono io. No. Oh my lord, Barry. No, signore del movimento, questo qui devo fare. Signore degli anelli. E mentre uso quel bonus lì per sbloccare cos'è? Devi ascesa convinto. Ah, ma non lo posso. Che schifo gli zar di rumore. È lo scudo, ho lo scudo di mana. Non posso usarli adesso, quelli anche. Sopra. Greetings, friend. Ti avvolge nel mana e per un istante. Minchia. Ti rende immune ai danni. Può essere combinato con altri incantesimi per ottenere effetti potenti. Ok. Boh, a questo punto provo questo per 50 euro. Pippo. Accesso rapido. Metto qui. Godo, ragazzi. Gallinari ha avuto interessamenti da Boston e da Lakers. Godo, speriamo che va in una contender decente. Grazie, Lady Selene. Grazie, Lady. Grazie. Grazie di 3 mesi. Adesso vedi che lo ripigliamo in pista. Dai, io volevo dopo venite qui, appunto. Bella, volevo. Devo dormire un botto e anche riparare bossa un botto. Bossa di Simeon. Sì, lancia, sì, okay. La Simoleon. Conferisce il beneficio nebbia che aumenta i tuoi danni eterei e la tua resistenza eterea. Forse Boston è un po' più contento. Se lo usavi con la spada, quello lì era buono. C'ho il tocco io adesso, anche il tocco magico che mi metto scottatura a chi mi... Li hai presi l'altra volta quelli. Gli... Sì, no, però non l'avevo mai equipaggiato, adesso l'ho equipaggiato. Visto che ho anche... In teoria adesso se io faccio... Aspetta, se faccio R... Vedi, mi consuma energia. E quanto mi dura questa cosa qua? 235 secondi. Danni fisici più 15%. In teoria, ma c'ho anche dei bonus del culo. Poi se faccio questo, paro, in teoria, con niente, perché non ho uno scudo. Però... Ma anche senza lo scudo effettivamente funziona. Paro un attacco ripristinando la tua stabilità e conferendo il beneficio disciplina. Nemico bloccato viene tirato in piedi. Dormiamo che sennò Marco mi ci sviene in piedi. Ma anche quello mi conferisce disciplina però, quindi. Io non devo dormire praticamente nulla. Io devo anche riparare. Io devo cagarmi addosso. Dov'è la puzza? Sì, forse più riparo che altro. Eccola. Allora, io farei. Io farei 24 ore. La Madonna. Io farei 10 di... No, 13 di sonno. Madonna. No, io faccio 10... Madonna, quanta poca vita c'hai, scusa. No, ma la vita in realtà effettivamente... facciamo 10... 8. Io devo fare 10. No. Devo riparare tutta tutto lo scudo e metà mazza, ragazzi. Sì, ma 10 togli sonno. Facciamo 8 e 8 allora almeno. Piuttosto. Devo fare anche l'energia, ragazzi. Otto, l'energia me ne mancano 3/4. Anzi, 8-9 farei addirittura. C'ho 3/4 di energia che mancano e la vita con il Pippo. Noi,
Che notte poi. Vabbè, adesso vediamo. Andiamo a parlare comunque con la tizia, vediamo la missione che ci trova. Dobbiamo provare con Ellina. Sì. Oh, luce finalmente. Parla con la community, non è vero, era con Lane. Okay, io sono full tutto. Ma lei, lei è una persona importante comunque, la signorina. Sì, ma non è lei che dobbiamo parlare. Lane era quella sopra, era l'alchimista quella sopra qua. Ma è già diventata notte. Ma che... Ah, io devo cucinare, ragazzi. Si può cucinare Lidia. Da Lida, dov'è Lane? Non si può cucinare no, da qualcuno. No, c'è Moffat di Doctor Who, ragazzi, maledetto. Lane l'alchimista è sopra. Mangio intanto una cipolla. Oh. Scusa, ma da quando si può parlare in contemporanea con la gente? No, non è col, non con lo stesso. Sì. Non io stavo parlando di... No, non stavo parlando. Ma, no, ma prima anche nell'addestramento l'abbiamo fatto in contemporanea. L'addestramento è sempre stato così. Ah, ok. No, questo è... Andare nel reparto commercianti, che è di qua. Non so, io vedo se qualcuno vende. A sto punto aspetto che qualcuno vende del cibo, non lo so. Sì, anche a me serve un po'. Il cibo è sopra il, quello che vende cibo. No, vorrei cucinare in realtà, perché ho tre carni, solo che ti non devo so fare, dove... Ti devo fare il falaio. Prendo due di olio. Se riesci. Te lo faccio qua in pubblica piazza. Perché io ho il pottage qua, sto scadendo. E magnalo. Sto cacando, sto cacando. No, è che ne ho cinque, no. Ma lì sopra cosa c'è? Non sono andato effettivamente. E c'è la cosa di Elat. Fatta di là. Ti metto il pentolone. Dai. Faccio la carne, faccio anche qualcos'altro, mi sa. Io faccio la carne secca. Che è successo? Salvataggio in corso? Siete crashati? Schermo nero. Schermo nero. Caricamento. Caricamento. Avrà salvato. Fatto di Karen. Caricamento. Sì, sono a casa mia. Certo. Ok. Sì, io sei qua davanti a me, però non so. Si è rotto qualcosa. Rispetto ai Linara, dov'è? Sotto. E provo a rientrare. Eh sì. Ah, eccolo l'alchimista. Is there something you need? Nessuna partita trovata. Forse la devo riaprire? Apri partita, sì, non so. Io ragazzi le bobine le deposito a Cerso. Tanto non... l'ho portate dietro all'inizio, non servono a nulla. Ok, l'ho riaperta. Is there something you need? Is there something you need? So vediamo se riusciamo a caccare. Non sta succedendo niente? Ok. Cosa c'ha qua? Cosa mangio a mezzogiorno? Che palle, non so mai le cose. Marco, mannaggia, mannaggia. Ho voglia di verdure. Ho voglia di verdure. Ho spedito un po' indietro. Urlo, bellano. Ah no, beh, giorno giustamente, ho spedito dove siete. Sì. Vabbè, quello lì con quello con cui dobbiamo parlare. No, il falò. Ci parlo. Dopo riprendilo, parla, mi raccomando. Sei tu la persona che Levante ha inviato ad aiutarci? Ottimo, mi servirebbe proprio una mano. Questo ho quasi esaurito la mia scorta di marshmallow. Con io gli esperimenti e in più ho bisogno di un ingrediente un po' particolare. Me resta solo un'altra opzione. E per testarlo ho bisogno di 5 marshmallow e un corno di Phytosauris. E uno l'ho grigliato però. Li riconoscerai perché hanno 4 gambe e felci sulla schiena. E allora dobbiamo tornare lì fuori, riprendere quello che avevo preso io. Ma il non dovrebbero essere troppo difficili da trovare, ma pesano abbastanza. Quanto al corno di Phytosaurus, se non lo trovi nella palude, puoi provare a cercare sottoterra. Ma se glielo do grigliato, lo vuole lo stesso? Sottoterra? No, non credo, Marco. Mi sono Vabbè, bisogna riuscire a rifare il percorso aspetta, di oggi. Praticamente. Di no, credo si trovino anche da altre parti. Ma questa è Liwady? Liwady? Liwady o non Liwady? Hai detto i nails, Moro? No. Hai detto Liwady. No, in realtà devo lasciarsi allora sopra un pentolone. Vector, smettila di insultare Alessandro Amoroso.
No, caduto zaino. Ma io c'ho anche queste scaglie merda da vendere. Aspetta, fammi prima fare l'alchimista. Io quasi quasi mi faccio un paio di razioni. Se io faccio... Allora, sono razioni del villaggio. No, un paio... Non credo. C'è uno, due... C'avete degli scarabei della ghiaia? Non ho scarabei. No, non ho proprio niente di scarabei. Ho fatto quattro pietre del fuoco. E che gli scarabei di solito li prendi tu perché c'hai... Cioè, vai a minare le cose. Io li trovo soltanto nei corpi. Ok, no, ma rimasto con pochi soldi. Ce l'avevamo già letto, vecchio. Devo raccattare un po' di soldi, però un po' di spazio. Razioni le faccio quando mi sta per andare a male il cibo. Ma io le razioni ce le ho comunque. E io le tengo lì. Adesso devo raccattare un po' di soldi. Vai, passami le pietre focaie. Sì. Non hai più soldi, Liezza? No, 300 qualcosa. E i lingotti? Io di lingotti ne ho 23. No, ho 3 lingotti e basta. Ti do i lingotti. Ma va, ma no, tienili. Ne ho 23. Tieni, poi se serviranno. 4 miliardi di euro. Tanto non devo comprare più niente. Andare sopra a vendere quella merda. Credo di essere poi potenziato al massimo possibile. Devo solo trovare magari qualche vestito che mi dà più danno di fuoco. Io mi compro il lino qua che costa poco. Compro il lino che costa pochino perché mi faccio un altro paio di bende. Sì, un paio di bende. Bende, bende. Uno e due. C'ho sta roba che... Boh, in molte creazioni, roba del genere, non ho mai visto niente. Ti do una decina, un 8 bende, vieni. Quindi ho 18, no? Io sono 6. Appunto, vieni qua che te le do. No, sto arco non lo vendo perché mi potrebbe servire per craftare. Momento pene. Ok, c'ho 50 kg liberi allo zaino. Bestia. E anche io sì. Posso comprare, allora, Starco qui come si faceva? Mi serve quella roba lì, frammenti di golem scudo, che non ho visto da nessuna parte. Arrivo. Allora, tieni qua. Dammi il sugoi. Sono state veramente utili le armi che avete, le avete semplicemente droppate. Sì, infatti... Io il bastone l'ho droppato. Bastone no, da craftare io ho un sacco di oggetti utili per il crafting... Ma non ho mai trovato le ricette per farli, quindi... Boh. Usciamo fuori? Sì, poi salviamo. Vediamo se ritroviamo i cosi marshmallow lì. Erano vicino agli alberoni. Cioè, gli alberi. Veramente, T-Watts. Sto cazzo di fabbro. Sting, 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 sting. Lui cantava. Fa ancora, credo. Sì, sì, con i police. Quello non lo so. Qua sopra cosa c'è? Qui c'è uno vivo. C'è un... che bellito la... Ma è rimasta la cosa di fuoco? Sì. Ma scusa, è da due giorni che è lì. Allora, e Burst Noise... Ma questi non li puoi già lootare per prendere le scaglie, no? Cos'è che serviva? Cammino dei pellegrini. C'è tutto il cammino dei pellegrini fino alla penisola. Ticosauro, questo. Ma se noi prendiamo le scaglie che si possono rivendere, non possono essere usate per fare anche armature? Sì. Quindi magari sono interessanti, non ne ho la minima idea, però. Allora, Diego, possiamo andare... Cosa parli? Quindi? Possiamo andare verso la... O facciamo la città del villaggio dei giganti o fare il cammino dei pellegrini. Io vorrei andare a dare un occhio sulla torre, però. Che torre? Allora, di guardia lì sopra. Ma lì c'è qualche drop. Quella verso la città dei giganti. Questa qua davanti. Andare. Sì, anch'io l'ho letto con la voce di gatto, vecchio, per davvero, non so. Qua, controlliamo sempre se ci sono sotto agli alberi... Questo qui? Ah no, il legno. No, no, erano... Ecco. Hai trovato? Ma è il durian. O più che altro un frutto del sì, diavolo. Sì, è una sorta di durian. Sembra più un frutto sì, del diavolo. Verde, però. Sì. Solo cuoci diventa un frutto del diavolo, effettivamente. Il diavolo!
Poi il Dragon Fruit, non il... Scusa, Marco, diavolo. Per me sono tutti Pikachu. Ma non c'entra niente, cosa c'entra questa risposta? Per me sono tutto, è tutto Game Boy, come mia mamma, che ogni console è Game Boy. Allora, non c'è effettivamente un gran mazzone, mi sa. Forse qua sopra... Aspetta. Ma qua troviamo, Marco. Va. La daga a rondelle, ragazzi. La daga rondelle. Diezar, se vuoi farti un po' di soldi, c'è la felce oleosa, la daga a rondelle. Ma che soldi? Sto tornando giù. La felce è qualcosina male. No. Scusa, però la torre era qui sopra. Sono morto. Sei svenuto di nuovo? No, sono scivolato. Sei buttato di sotto come un imbecille. Pensavo fosse molto più basso, invece no. Un altro calo di zuccheri suoi soli. Adesso devo giù. E se sto scemo svenuto col cappello a punta. Col cappello a punta. No, ci sono due Oddoi! Moro. Dove è Jezar? Le luci che ti seguono. Eccolo, per fortuna c'ha questo faro nella notte che me lo fa vedere. Aia! Io sono sempre le lucciole, sì. Non volevo prendere le cose. Ma come le hai ottenute? Eh? Perché al posto della torcia sono comodo. Eh sì. Jezar, vuoi tenere le scudi? Le ti seguono. Ah. Jezar pieno di pietre di mana. Aspetta, io butto questi che non li voglio mai più vedere. Sono storto, ragazzi. Ho i piedi freddi. Un altro voglio fare. Vabbè, salviamo qui. Che poi dai. Domani... no, lunedì. Dobbiamo prendere i marshmallows. Come lunedì, ragazzi? Ma è venerdì oggi. Sì. Che storia. Ah, ho scrocchiato le scapole. Buona. Vado al menus. Dai. Menus. Chi Sam? Stasera le cover. Io sono contento. E abbiamo anche da provare Dungeon Darkness. Stalkers. Dungeon Stalkers. Dungeon Stalkers. Fammelo un attimo cercare subito. Così non mi scordo di scaricarlo. Che interessante. Sembra. Forse. Al massimo è come l'altra sera. Quindi una merda. Facciamo la live. Mai più ci vedrà. Vediamo. Anche perché comunque, anche se il gioco c'è a cacare, eravate un po' interessati, quindi rifacciamo quel gioco simile, questo è in terza persona, in teoria. Sì, questo è anime Wibs. Gatto non è live. Questo è Wibs. Sì. Ah, Gatto non è in live? No, giustamente non è vero, perché lo chiedo. Sì, andiamo da Lucy, invece. Non rediamo Lucy da un sacco, c'è anche Kafkania. Perché non dobbiamo ridare nessuno? Non abbiamo mai ridato nessuno questo. Facciamolo oggi. Va bene, dai. Ma chi è? O Lucy o Kafkani. C'è anche Rob, Lucy, Kafkani. Rob l'abbiamo già ridato. Fai. Facciamo Lucy, dai. Fai. Anzi, Kafkania non l'abbiamo mai ridata, forse. Kafkania, vai. Com'è che è scritta con la K e la Y, presumo. Sì. Doppia K. Kafkania non mi ricordo l'abbiamo mai ridata, forse tanto tempo fa.